Quello che state ascoltando è Fumble. Proprio Fumble. È il primo podcast di giochi di ruolo in italiano. È peraltro dove quello che di solito è il master si può trasformare in un Balor. Così, a comando, ha tirato un rutto poderoso. Ha un talento, l'ho appena preso, volevo testarlo prima della È che Claudio sai che cambia sempre le cose in studio. Beh, infatti c'è un microfono in più. Adesso si attiva tutto, parte lo streaming solo con la T6 tipo attivazione con l'applauso vocale. Okay. Lui l'ha settata su quello. È come Mazinga Z. Devo urlare attacco botonico ruttando, se no non parti spreche. In realtà pensavo che stesse allenando per fare il cartoon di Sasuke. E invece no, semplicemente stiamo andando in diretta su Spreaker e su YouTube. Ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it. E su qwerty.it potete fare due cose oltre che ascoltare questo e gli altri podcast. Dovete. Sei bello comunque, è inutile che fai verso la telecamera che ti impettisci per far vedere che stai facendo dieta e sei un figo. In realtà stavo cercando di capire che cosa diceva. Ha visto che mi sono girato verso la telecamera e ho salutato e lui subito si è girato, ha guardato la telecamera ma con la coda dell'occhio e poi ha fatto ma non è vero. Sulla sedia io così, cioè, mancava solo che si baciasse il bicipite. Stavo sviluppando un talento, no? Scusate, non l'hai sentito, ma anche fatto cigno. Sapete quanto soffre un nerd per fare dieta? Ma stiamo scherzando. Non è mio questo. Non so, dicendo, dovete fare su qwerty.it tu stavi dicendo esatto, sì, dovete su fare it, dovete fare due cose: uno, andare su associati e associarvi se non siete già soci o donarci quello che volete, e due, fare il sondaggio su qwerty.it/survey. Se fate acquisti su Amazon passate dai banner presenti su FumbleGDR e su qwerty anche non mi ricordo più sì su certo che sì, okay. Più su qwerty, cosa che io non mi ricordo mai di se fare, se non è lo fa nella notte. Io dico, è tipo mezzo svenuto ormai perché fa le stesse cose. È possibile sono che io faccia dappertutto, delle, sono delle cose in automatico. È tutto dappertutto. Ma che occhio ci avete che avete già? Vabbè, come Andrea. È un microfono in più, in mezzo, grosso, nero. Io non me ne sono accorto quando sono arrivato qua e sono seduto davanti. Ma è come guardare un film. Basta, si potrebbe andare velocemente sul metallo. Ecco, stavo per dire che si stava andando velocemente sul metallo. Sai come mai quello nero è grosso il doppio? Claudio ha consegnato. Là. Perché non sono il master stasera e quindi posso andare di metallo. Sei il master stasera è Manto. Perché Mondo di Tenebra, puntata 2 di Requiem. Puoi vendicarti, ha fatto metallo, c'è un riassunto da fare. Ma sai che io sono un distributore di metallo, istigo al metallo la gente quando viene. Sì, ma c'è un riassunto che potrebbe fare. Però poi lo puoi usare comunque, il metallo che dirai potrà essere usato contro però lui. Ricorda che io l'altra volta ti ho detto, fai tu il riassunto e poi l'ho fatto fare a lui. Sì, anche lì, no. Sai cos'è? Io mi sono anche offerto. Sembra una partita di Munchkin. Sì, oscuro signore. Laser, taser, sì, oscuro signore. Perché ha messo modalità aereo il telefono e ha suonato. Vabbè. No, se io l'ho lasciato direttamente in un'altra stanza. Comunque. Buonasera a tutti quelli che sono sulla chat di Spreaker. Sì, rendete il mio cuore pieno di gioia. Sì, sì, siete sempre un fracco. Si vede sì, che vi piace vampiri, non lo so. Ma quanto pare. Non vi vampirizzeremo. Sono qua per vedere quanto reggiamo con Manto Master. Siamo già qua per vedere siamo quanto alla seconda puntata, incredibile. Quanto succhiamo da 1 a 10. E però siamo partiti già tutti pazzi. Sì, esatto. Siamo partiti così. Ma secondo me era perché non volevamo ripercussioni. Perché se lo faccio sano, magari dopo rischi. Esatto, esatto. In più anche perché io sapevo che lui faceva uno psicopatico serial killer che strappa le facce alla gente e ne fa golem di carne. Sì! Tu ancora non hai deciso. Io mi hanno detto, se lui fa questo, non è che io posso fare il paladino della situazione. Quindi sì, andava in vacca facilmente in quel caso. Comunque, e poi tu ti sei adeguato.
è un pazzo, uno psicopatico, un serial killer. Facciamo il... Chi non ti dice che lui sia il più killer pazzo di tutti? Chi? Lui. Non c'è un peggior killer pazzo di quello lui. Che non sai no, essere No, più pazzo. Di Claudio è quello che ha fatto l'altra volta, no. No. Guarda quello che farò stasera. Appunto, quindi no. Lo uccido male e gli strappo la faccia. E poi? E poi la metto in tasca. Come la E poi l'anima la uso come spia. Ah, ok. Ma quanto si muove? 50 metri al secondo. Oh, okay. Fresca puttana, può usare le discipline. E va sulle pareti. Ma Marto, cos'è successo? Perché io... Riassunto velocissimo in sì. realtà, perché la puntata scorsa è stata una generica introduzione al mondo e ai personaggi. Praticamente siamo nella Milano del 1983. Poco prima di Natale. Oh che Attila bello, non è ancora bello. Uscito al cinema. Più o meno poco mi sa. Poco dopo i mondiali. Di cosa? Di che? Forse. 82. Ah, beh, sì, Dio. Sicuramente siamo più vicini a Natale che poco dopo i mondiali. Comunque sì, va bene. Era per prendere quelli che ci ascoltano che hanno sbagliato che ci sono gli europei, mo, no? Sei troppo nerd per ricordarcelo. Non sapevo neanche ci fossero gli europei. Ecco, bravo, vedi? Come no? Io lo so perché stavo giocando a Witcher e sentivo la gente che urlava in tutte le case. E dicevano, bravo, bravo! E tu, grande, grazie, ma mi state guardando. Ecco, mi sa che c'è una partita di calcio. E... in questo mondo i vampiri sono stati un po' massacrati dagli umani e voi siete tra i pochi ad abitare Milano allo stato attuale. Vi trovate con Dante che sembra un matto serio. Cosa che io ho capito poco l'altra volta, yeah. Qual è esattamente la riduzione dei vampiri? Cioè prima quanti ce n'erano a Milano, cioè in Masquerade ad esempio, tempi nostri, e quanti ce ne sono adesso qua in... cos'è? Sine Requiem? Sine Requiem è un altro gioco. Sine Requiem è un mix tra... È un mix tra... Sì, esatto. È la seconda versione di Sine Requiem, che è la continuity più discussa. Allora... Milano erano prima? Milano erano prima una buon 500. Ma soprattutto, sai qual è il fatto? Che non li si contava. Cioè... ce ne si fregava abbastanza. Adesso, qua, siamo più o meno sul... tra i 30 e i 40... decimati. Sì, decisamente. Letteralmente. Sì. E quindi più o meno si conoscono quasi tutti, ma un po' si fanno i cazzi loro. C'è un minimo di governo cittadino. Che sì? Ti vedo voler chiedere qualcosa. Scusa, non volevo interromperti. Nota di nota doverosa. In mondo di tenebra, in Vampiri The Masquerade, perché i vampiri secoli bui erano pochi, ma anche la densità di popolazione era molto inferiore. Era cioè dobbiamo pensare che adesso sono 40 in una Milano che conterà quanto. C'è una domanda importante però, in questa continuity esistono i cinepanettoni? Sì. È un horror, lo sapete che esistono. Esatto, quindi ci sono. Cinepanettoni esistono, sono semplicemente più violenti. Sono i primi tra l'altro. Esatto. Sì. Sono più violenti e probabilmente le donzelle non arrivano tutte sane e salve in fondo. Un film horror normale, insomma. Esatto. E non c'erano neri nei film horror. Esatto. Comunque, puntata scorsa abbiamo avuto il personaggio di Claudio, tale... Fukatsuna. Che ha fatto la sua bella caccia notturna e ha dimostrato quanto essere psicolabili è diverso da essere psicotici e violenti. Sì. Io sono più del secondo tipo. Esatto. Perché non tutti e due? Dante ci ha intrattenuto con la sua serata tipo... Non si chiama Dante. Iznad. Ci ha intrattenuto... Che sta per? Izumi... No. Izumi, chi è Izumi? Non lo so. Dimmi l'Eshiro, chi è Izumi? Zlatan, Severino... Igram, Severino, Zlatan, Nezumi, Anton, dodicesimo. Cioè già io non mi ricordo il suo. Il tuo te ne devo ricordare. Il suo è un nome, è un nome normale, tipo Roberto. Soforo fosse. La sua serata tipo in cui prende corpi di altri uomini, donne, le cerca bambini, di bambini essere metallo, bambini anche. Bambini, chiunque, e cerca di condurli verso una specie di salvezza al di fuori del sogno in cui crede di essere calato. Fun fact, la cosa migliore che ha fatto è possedere un prete e fare messa. E questa io avrei voluto vederla, ma forse capiterà. Mentre dall'altra parte abbiamo un simpaticissimo mech di nome Draco. Sì. Dai, me lo sono ricordato. Wow. Questo. No, perché è strano. No, ma infatti oggi piove. No, me lo sono ricordato perché ho allungato lo sguardo. Sono i monzoni a Milano. Ho letto il nome.
che era alle prese con l'interrogatorio di un sospettato presso i Tre Storpi, dove abitate tutte e tre, almeno temporaneamente. Prego, E come in qualsiasi classica tradizione GDR, gli interrogatori non vanno mai nella direzione in cui vorresti. Esatto. In qualche modo siete riusciti a sapere qualcosa del governo della città, poco o niente, però grazie alla maschera rianimata del nostro Ferguson. Bello. Un'embolia. Che è stato bella. Puoi chiamarmi Fu. Fu, va bene. Che è quello che dicono gli altri come ti vedono. Poi qualcos'altro l'avete scoperto dall'interrogatorio, cioè nel senso che in qualche modo... questo tizio è stato mandato, il tizio che stavate interrogando, che è un Gaul, è stato mandato all'interno del Duomo di Milano, ex Sancta Sanctorum, cosa che non sapete tranne il nostro pazzo Iznad, grazie. Cercando di evitare di tirarmi il mezzo del riassunto il più possibile. Sì, quello lì, quell'uomo là, quello di Excel Saga. Il personaggio di Roberto. Quello che non sono i due Claudi. La puntata è finita con lo scontro con un paio di soldati, delle truppe, che combattono i vampiri laddove li trovano nelle città. E al momento, in realtà, lì mi pare che non ci sia niente da aggiungere nel riassunto. Per il fatto che io ho seguito il Gaul e sono finito nella dimora del... Anzi, io ho seguito quel cavolo, la sua faccia schifosa, strisciante. Comunque, scusate, giustamente ci fanno Giorgio, notare... stavo notando anch'io questo timey-wimey. Che il personaggio, il padre Flanagan... In realtà, oddio mio! Potrebbe essere che non già l'ha preso. Possesse, wow. Ha fatto messa, per quello sulla masturbazione. È bellissimo. Grande Giorgio. L'omelia alla masturbazione. Ah, padre Flanagan, quanto mi manca. Mi ha segnato come personaggio, credo. Sì. Ecco. Sicuramente. No, niente, pare che fosse un Gaul del principe. Il tiranno, che nessuno sa chi sia, però pare essere un pazzo malcapia nel dormiente. Il re folle. Una tuba in testa. Con una tuba in testa? No, la tuba. Ah, giusto, una tuba in testa, è vero. O mezzo cilindro, insomma, più o meno. Era dietro una tenda, quindi. L'ho visto attraverso una maschera appiccicata su un muro, non pretendiamo. Non era una maschera, era una faccia. Era una maschera. Maschera, faccia. Fatto sta. Vampire the maschera. Che, entrando un pochino nel vivo, abbiamo... Oggi sono passati giusto un paio di giorni. Vi siete trasferiti rispetto al precedente rifugio dove stavate. Ma siamo tutti insieme? Storpi. Sì, perché tu sei sostanzialmente il capo della congrega dei Tre Storpi. A loro ci credono? È certo che ci credono. Okay. Io sono entro una certa misura. Lui è... ha chiesto ospitalità e Draco è pagato e poi l'altra cosa è sta seguendo te perché... Però in questi due giorni lo evangelizzo. Ah, sì, sì, sì. Io ascolto tutto, sono molto interessato. Avete cambiato il rifugio, è sempre una topaia, perché non è il massimo della vita. Il rifugio si è cambiato perché va bene che siete degli sbroni, va bene che avete fatto fuori in 5 nanosecondi quei due poveracci che vi davano la caccia. Però ne arrivano altri. Posso solo intromettermi? Ah, giusto, mi ho dimenticato anche la... Perché era arrivata la mia copycat a salvarci in realtà alla fine. L'armica. L'armica. L'arnica, quella che metti quando si fa male. È che non saprei dove sta l'accento. Quindi però... in realtà sono passati due giorni, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, ma in questo momento c'è lui seduto da una parte che ricorda la sera in cui abbiamo incontrato due giorni prima Arnica, quindi non possiamo morire. In questa sera che sto per fare. Esatto. Non di nuovo, diciamo. Per ora non siete morti. E questo è un altro dei rifugi dei Tre Storpi. Sempre un seminterrato schifoso di quelli belli nascosti e oscurati, che tra l'altro ha un suo angolino dove Iznad si mette ogni volta al giorno a fare le sue belle preghierine in cui la mia Bibbia, sia chiaro per far capire quanto può sembrare pazzo agli altri, la mia Bibbia è, penso sia già uscito, quindi è fattibile, il libro della Spada della Roccia, quello della Disney. Oddio. E perché è il racconto della Spada della Roccia di Galgano, che ha preso la spada, che era stata benedetta dal mago, dal vampiro e dal licantropo, e per quello è riuscito a starla dalla roccia. Ok. Io... Zlatan è diventato magamago nel frattempo. C'era Hai che era mago Merlino. Cioè, sì, è quello di...
Hai detto niente, Draghi Rosa! Draghi Rosa! Ah, e lì ovviamente lui è scontento perché essendosi trasformata in un drago che è un grande serpente doveva vincere lei. Però era per fare, c'è tutta una metafora. Stupidi dietro. Umani che non no, capiscono c'è tutta mai. Una metafora dietro e poi è un'allegoria. Allora io prendo appunti su tutto quello che dice, quello che fa. Sono molto interessato. Faccio fare dei disegni di semola. Vabbè, magari non so, la realtà si nasconde in posti inaspettati. Anche perché ogni tanto butto qualcosa, cioè già a parte la storia che è vera. Sì, in effetti. Sul fatto che hai i serpenti. Comunque se in fase di preghiera, ci sono in fase di preghiera, i tre storpi in realtà provano a pregare con te. Fanno lì dietro di te. E con me, più o meno tua consuetudine, cerchi di ricevere risposte da Dio. Quindi fai domande a Dio. E ora siamo tutti qui, noi fedeli a te. Sacro, aspetta un attimo. Fu, dove stai? Perché voglio... Io sto lì nella stanzetta, ma ho lo snack a portata di mano nel caso mi annoi. Un occhio di quelli che ho preso dai tizi che abbiamo ucciso 2 giorni prima, che ho tenuto fresco nel frattempo. L'altro occhio l'ho dato all'Armica come premio per aver ucciso uno dei nostri assalitori, dicendole che sarebbe diventata più simile a me mangiando gli occhi. Mezza giornata che sta cercando di fare le fettine di occhio tipo. Ma quelli sono fatti suoi, io le ho dato l'occhio e le ho detto di mangiare. Ma in 2 giorni ho capito se è una gaul. No. No, non l'ho capito o non lo è? No, non lo è. È un'umana. Io le sto solo dando da mangiare gli occhi della gente morta. E da dove li prendi tutti questi occhi della gente morta? Dai 2 cadaveri che abbiamo ucciso, ho estratto gli occhi e li ho tenuti in fresco con il mio potere. Sì. E gli strappo la faccia. Sì. Ora tutti inginocchiamoci e preghiamo il sacro Galgano. Sacro Galgano. Senti un tum per l'enfio che si mette in ginocchio perché sai. Sacro Galgano. Tu che hai inondato il mondo con il tuo seme e le tue serpi. Ora. Abituati. Noi siamo qui che ti preghiamo. Io so già la strada che ci vuole e il percorso che bisogna fare. Per uscire e ritornare, uscire dal sogno del serpente e ritornare tra le tue grazie. Ma loro, questi poveri stolti, non sanno ancora cosa vuol dire essere sia uno che l'altro. Prima morto, poi vivo, poi morto di nuovo, poi vivo, morto di nuovo, vivo e morto 3 volte. Io ho morto superato 3 volte, ho morto. Superato tutte le prove. Ma loro hanno bisogno di qualcosa di più. Per credere. Pregate. Pregate tutti con me. Preghiamo. Preghiamo. E faccio partire il coro. E senti. Che senti. Non so che canzone della caspata della roccia. Io intanto scribacchio. Come? Qua e là. Questo è il mondo, fa gira. E in tutto questo io sono serissimo, inginocchiato. Che a bassa voce tipo inno nazionale, no? Muovo una parola pregando e sicuramente qualcuno si metterà a ridere. Io quando si mettono a cantare mando giù l'occhio e cerco di farmi un trip per non guardare la scena. Io dimmi se qualcuno si mette a ridere. Io mi guardo attorno a destra e a sinistra e come se... sta succedendo veramente. Questa cosa l'ho già sentita, no? L'ho già vista questa cosa. A che ne so io, quello se fatti tuoi, eh? Non so, faccio un tiro. No, è la prima volta che ci sono i sacri canti. I sacri canti è la prima volta che la vedi, quello sì. Che la canzone viene fuori da un cartone Disney, lo sai. Ah sì, conosci la canzone. So. E poi date, questo è il mondo fa girare. Sì, sì, è la sua profondità. L'ha presa, solo che è pazzo. Faccio un tiro di fermezza più empatia per non ridere. Va bene. Io invece faccio il tiro per il mio trip mentale. Sì, ce lo faccio. Anche perché io mentre mormoro, poi mi alzo e guardo chi sta prendendo la cosa più seriamente, chi può essere toccato dal santo. E quando ti alzi a guardare, a un certo punto ti si annebbia la vista, diventa tutto bianco, non vedi niente, e senti dentro di te la strada è nascosta. Verrà rivelata. Sei pronto? Dante! Alzo le braccia, riapro gli occhi, faccio la strada nascosta! Sarà rivelata! E mi metto a piangere. Ok! Accendi il metabolismo e ti metti a piangere. E sono tipo in ginocchio in Rapture.
esagitato dalla cosa. Sì, signore, la strada nascosta sarà rivelata. Sta avendo una delle crisi. Sta avendo una delle crisi. Presto, prendetelo, portategli del sangue. E inizia a piangere. Strada nascosta. Io cerco di tenere sempre e comunque un occhio, un orecchio critico. anche Fukutsuna. Più di un occhio, più di uno. Allora, nonostante mi sembri un'enorme minchiata, io non veramente sono interessato a capire se c'è anche un briciolo di verità. Okay. Quindi, e mentre sono in estasi, per coincidenza, si rompono le due cose di sangue che avevo e escono due serpenti. Ok. E iniziano a girare per la stanza. Che bella scena. Io non lo sto vedendo perché mi sto vedendo il trip. Immaginavo. Cosa sta facendo la tua copycat? No, ce n'è ancora uno, tutti e tre. Sentirai nel momento di estasi, poi continui. Il messaggio in realtà non è finito. C'è stato un momento di... Prende quando al telefono qualcuno comincia a parlare e tu fai sì, però... Ok. Yeah. Allora però stavolta mi si vede che tipo mi si ribaltano gli occhi mentre sono così oppure non vedono niente. Semplicemente tutti pietrifichi, di come una statua, in qualsiasi posizione tu sia. Certo, magari evitiamo quella più scena. No, sono così e mi rimobilizzo, braccia aperte, spalancate, muscoli tesi. Vecchi amici. Vecchi nemici. Ancora sulla tua strada. Vienimi a cercare. Ti troverò, santo! E mi butto la faccia a terra e continuo a piangere. Sarebbe la faccia a terra e continuo a piangere. Antichi nemici torneranno. Antichi amici. I Clan Severino Zlatan e Zumi Anton. I Clan Severino e Zumi Anton. Zlatan. Io mi riprendo in questo momento. Io sto guardando Fukutsuna. I tre storpi stanno... I nomi li dicono anche loro. Perché fanno... Perché dentro un po' lo sanno che li hanno già sentiti. Quindi quelli sanno che è importante dirli. Io continuo a ripetere. Io per una volta mi sento... Cioè nel senso, sento di fare gruppo con Fukutsuna e gli sillabo dove cazzo siamo finiti. Silenziosamente. Mentre c'è un serpente ti si avvolge io una tiro gamba. Fuori un occhio. Vuoi? Mi siedo. No, grazie. Ti faccio proprio cortesemente. No, a posto così. La reca che è accanto a te ti fa... Ma sono tutti così i suoi amici, signore? No, solo i migliori. Solo i migliori? Devo anch'io fare così? No, tu non sei ancora arrivata a un livello... Per cui tu possa capire quello che sta succedendo. Infatti non sto capendo. Non ti preoccupare. E io le faccio, non ti preoccupare. Anche tu. Io prendo uno degli storpi, me lo tiro proprio in faccia guardandolo con gli occhi indemoniati e gli faccio dobbiamo trovarlo, dobbiamo cercarlo. Trovalo! E lo lancio. Con la mia forza zero, però. La porta della stanza si apre. Nel momento in cui tu lo lanci verso la porta e quindi finisce fuori con scatto felino, quello che era dall'altra parte. Ottimo, è già andato. Si riesce a spostare, non farsi prendere. Oppure vediamo un po' se ce la fa davvero. Scusa perché vorrei vederla. Questa scena. Stai cercando carisma più erboristeria? No, ma perché al momento... Ma devi fare due viola, però. C'è un'inquadratura di questa persona che sta entrando, che parte da dietro. Esatto. Gira piano piano dal basso, si intravedono alcuni dettagli dei vestiti, inizia a salire verso l'alto e ti posso fare solo un tot di tempo. Scordiamo che... Aspetta, inquadratura sugli sguardi stupiti di... Tutti e tre i protagonisti. E poi la prima volta che lo si vede intero in realtà è coperto dall'ombra. Esatto, l'ombra proprio. Gli dà lo storpio addosso, poi lo copre. Taglio obliquo dell'ombra. No, vabbè. E appare? Appare un vampiro che conoscete più o meno tutti, perché vi ha accolti nel momento in cui siete arrivati in città, a voi due. Ok. E gli altri, perché erano già lì. Che è lo sceriffo. Ah, lo sceriffo. Joan. No, quello era il vice sceriffo. E il così si accoglie la gente in casa vostra, lanciandogli addosso uno sporco Nosferatu? In realtà è casa sua. Tutto il regno è casa del tiranno. Dobbiamo cercarlo, la strada nascosta è stata rivelata. Ma lui non torna mai a posto. Isnad, tranquillo. Adesso andiamo a cercarlo, però prima lascia parlare il gentile signore. Faccio un inchino fintissimo. Ma le sue parole non possono essere importanti quanto le mie.
Lascialo che parlare. Non sono mie. Sì, infatti. Non sono tue. O sono tue. Le devo chiedere però di parlare, perché è maleducato entrare a casa di qualcuno e non no, fare beh, ciò per cui si è sarei... venuti sempre sorridendo. Strappagli la faccia. Non è così che funziona. Beh, strappare la faccia. No, ma sta blaterando, non si preoccupi. Perché vai in giro a strappare le facce? Io? Mai, assolutamente. Chi? No, lo sai che già siamo nei casini fino al collo con gli umani, se ci beccano che strappiamo altre facce? No, no, lui non strappa le facce, solo gli occhi. Ah, ecco, mi serviva giusto la conferma. Sapete, abbiamo un po' di... Non pulite bene i macelli che fate. Sono venuti ad attaccarci, mi sembra il minimo strappare gli occhi, anzi, è stato fin troppo gentile. Non parliamo al plurale, io non sporco niente. Intanto mi giro verso l'armica e le chiedo di andare a cercare un topo nelle fogne. Un topo? Nelle fogne? Ma è una metafora come quella del fatto che lui sente le voci o... No, intendo un vero topo. Un vero topo? Dimensioni? Piccolo, grande. Il più grosso che trovi. Un ratto? Sì. Torna con un guerra in spalla. Torna con un cane. Un gaul. Un gaul. La... Allora vado, e poi... Se torni ho un regalo per te. Un regalo. Oh. Facciamo parlare lo sceriffo! Beh, intanto lui si è appoggiato allo stipite, nella porta. Sono felice di vedere che è una persona paziente. Non è una persona, sono felice di vedere che è un coso. L'armica non è così cattivo con te stesso? Chi? Prima o poi anche tu supererai questa condizione ora che la strada è stata rivelata. Scusi. Ci proverò. Sì? No, beh, a parte che è sempre un piacere venire qui a salutare i matti, ma... E guardo gli storti. Io guardo Isnad. Tu chi guardi? A terra, guarda. Ok. Però vedete, ci sono quelle problematiche riguardanti gli umani, dicevamo, no? Non sono più un problema. No, quelli non sono più un problema, loro sono un problema ai loro capi. Sì, che sono fare sparire la gente così senza pensarci su... No, sarebbe il caso generalmente di non farla sparire così brutalmente quando è in vista. Non in vista di altri, in vista in posizione sociale. Ti ricordi che c'è una scala sociale? No? Ma non importa, è tutto un sogno. Ecco, appunto. Comunque non sono io la persona adatta. Vi volevo dire che sareste invitati a presentarvi dall'Elysium questa sera. Cioè ora? Potreste arrivare anche tra un'oretta, non è indispensabile fare le cose di fretta, no? Siete ancora attaccato a espressioni umane, sceriffo. Vi fa onore. Lo sguardo che punta verso l'alto è un... Non ca... Va bene. È utile avere espressioni umane quando hai a che fare anche con gli umani, tipo andare a ripulire i casini degli avanti. Altri vampiri. Ma se voleste raggiungerci più tardi, dovremmo discutere di un paio di faccende con voi. Vorrei fare un tiro per capire se è così tanto cortese, perché vogliono semplicemente toglierci di mezzo una volta arrivati lì da loro, oppure se vogliono soltanto redarguirci o chiederci qualcosa in cambio del casino che abbiamo fatto. Perché se ho un'ora voglio capire se devo lasciare la città adesso, oppure se è meglio che io vada. Io nel frattempo gli dico, sai, un tempo io tutti ascoltavo allora, i miei consigli. Empatia su... No, oddio. È una persona importante. E qua? Poi sei arrivato da Inosferato. Sono sempre stati delle persone sottovalutate. Qua puoi cercare di capire. Ah, lo capisco bene. Io penso che o empatia o sotterfugio. Sì, no, è empatia più intelligenza. Più prontezza. Sono trattati peggio che qui, che in Giappone? Solo Inosferato. No, è un'ingiustizia. È per questo che mi sono andato. Un successo. Ma in realtà lui è tranquillo e basta, cioè non sta facendo un doppio gioco, non vi sta tirando in una trappola, lui è proprio tranquillo davvero. Okay. Beh, anche se sceriffo, tu ti sveglierai tardi dal sogno, gli altri si sveglieranno ancora più tardi di te. Scusami, sceriffo, c'è qualcosa che possiamo fare per fare ammenda di questo piccolo macello? Non lo so, non sono io che decido le punizioni o i consigli o le punizioni per cosa? Per esserci difesi? No, perché normalmente vengono no, è semplicemente perché sì, spesso assegnare punizioni agli altri è piacevole, no? Oh, una volta qui a Milano è stata uccisa una
cos'era, non ricordo, una frusta forse, no, era un toreador, sì, perché c'erano, c'erano ancora i toreador, no, ci sono ancora e c'erano, okay. I toreador, quelli vecchi però, non quelli di adesso, cioè non delle, degli infanti? No, no, io... è complicato. Tra l'altro tu invece tira... Oddio mio. Fatto sta che... intelligenza era talmente forte... più autocontrollo. Che non è stato cacciato. Ah. È stato solo esiliato, gli è stato dato un lavoro. Anzi, intelligenza più autocontrollo. Mi duole chiedere. Io ho detto intelligenza a comitato di prontezza. Più autocontrollo, sì. Uno. Mi duole chiederlo, ma com'è fatto questo sceriffo fisicamente? Cioè, nel senso, due successi. Quella là. Tu in realtà io spacco, cioè, guardando, valgono gli uno. Siccome c'è quella cosa per cui i ricordi ogni tanto vanno, vengono, tu ce n'hai di più, però col fatto che tutti quanti ti dicono che sei un po' rincoglionito e che per te è tutto un sogno, non sei mai sicuro. Comunque, ti ricordo che questo è tutto un sogno. Sì. Però non sai mai bene, in un sogno sai che le cose possono sembrare qualcosa di diverso. Ah, sì, sì, chiaro. Però lui ti ricorda qualcuno che conoscevi, poi avendolo già visto qualche volta in giro per la città, sai, più o meno. Ed è un personaggio un po' smilzo, un po' smunto, come dire, tu ti ricordi un nome che fa smunto. Disorientato. È il mio primo nome. Sì. Ikr, c'era sulla punta della lingua. Ikram. Tu ad esempio eri una sombra? No. No. Sono stesso un pazzo. Oh, okay. Ma non era lo stesso una sombra. Lo so. Ok. E ti guarda un Lucky? Oh, un altro clan. Forse ti ricordi un Assamita? Ti ho maledetto io e i tuoi fratelli. Non esistono. Io faccio dei passi indietro. Non esistono maledizioni. Gli Assamiti? Sono stati maledetti, non potevate più nutrirvi del sangue di vampiro, ma poi avete trovato un modo... un modo di maledire la via 80. Su, vuole dai, un non... malocchio e di non voglio... Non puoi non ricordare e li faccio no? Mesmerismo. Tu sei Ikram! E glielo pianto nella testa. Io ho fatto com'era? Intelligenza. Santo cielo. Io te l'ho detto che ho fatto dei passi indietro da lui. Sì, sì. Ci tengo a sottolinearlo perché è importante in questo momento in cui lo sceriffo attaccherà. No, cos'è? Obbligo della mente o mesmerismo quello per convincere uno? Obbedisce allora... un po'... No, sostituisce e cancella i ricordi. Lo sceriffo di 950 anni. Obbligo della mente. Del genere. No, di più. Anche di più. Molto di più, di 1400 anni. Era il tuo mentore. Ma anche io ne ho 1400 con alti e bassi. Con alti e bassi, soprattutto. Scusate, persuasione. Ikram comunque era più vecchio anche di Dante. E di Slav. Sì, sì, c'è quella cosa. Però il fatto che spero abbia perso potere dopo tutto il casino dei serpenti. Sì, sì, sì. Sì. Perché io lo so. Vado? Deve fare contro fermezza. Ah, no. No, devi togliere la fermezza. No, no, con lui fa presenza più empatia. No, aspetta, sto no, io lo faccio. Bella. No, quanto ha di fermezza? No, dipende se è contrastato o no. No, non è contrastato, devo togliere la fermezza. Meno fermezza. Ah, meno fermezza. Abbiamo la tabella riassuntiva apposta. Due. E io ho visto che ci vuole tempo per farlo, no? Io mi sono detto, ma come non ti ricordi? Tu sei Ikram, tu eri il mentore di Zlatan, tu sei colui che ha cercato di ucciderlo, ma poi ti abbiamo fatto impazzire. E i tuoi fratelli, gli Assamiti, gli racconto sia la storia degli Assamiti mentre sto cercando di piantargli tutto nella mente. Io ho già visto che fa questa roba. Lui? Sì. Io ho la parola in persuasione, ce la specchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continuano a esplodere? 8, sì, continuano 9, 10 successi. La Madonna. Il mezzo non si è contemplato. 10 successi. È doppio critico. In realtà sì, perché 10 successi vuol dire che parli. Io l'ho impiantato 5 minuti. Gli ho impiantato in 5 minuti una cosa che si fa tipo in 2 ore. In realtà non tanto. Però sì. Sì, ma ho fatto successo critico comunque. Sì, sì, successo eccezionale, ma in questo caso non cambia perché successo riesce ad alterare considerevolmente il blocco, ma è un'aggiunta in più, quindi okay. Sì, riesce. Allora gli faccio ricordare quello che so io, proprio al 100% di come lo so io su Ikram.
glielo pianto nella memoria. Va bene. Ok, però in realtà impianti un pezzo di ricordo, cioè soltanto... Ma tutto quello che so io. Tutto, non ci stai. È un'azione prolungata che va da uno a oltre. Vado oltre. Lo tengo allora... anche mezz'ora. Sì, però non lo stai bloccando e fa... Ah. No, però basta che fai successo e lui rimane a ascoltarti perché c'è scritto... Guarda. Però non è che ti sì. ascolta... Quindi se io vado avanti a parlare 20 minuti, lui mi ascolta per 20 minuti. Sì, ma io no. Io me ne vado. Esatto, ma mi interessa lui. Stringa, okay, tanto io non è che so tantissimo di Gram, no, però mi sta a ascoltare ammaliato. Ok, questa è una cosa diversa, però va bene. Va bene, e ok. Comunque in 10 minuti tutto quello che so di Gram io, non è che poi so più di troppo. Sì, no, di Gram appunto prima, era prima quello... dalla stanza gli dico, non sarà contento quando finirai di fare questa cosa. Io intanto... E continuo a parlare, perché... vediamo poi. Vecchi amici tornano, vecchi nemici, è il karma. Ci sta, infatti. Finita il passaggio, fa... Ok, avevo... E ora hai dimenticato tutto, a casa dei serpenti, sei nel sogno come noi. Sì, poi tra l'altro cosa, questa parte della rielaborazione, cioè la parte della rielaborazione, nel senso che poi adatta e mette assieme al suo blocco di ricordi. Quindi, per il momento, è convinto di quello che stai dicendo. Poi, si modificherà leggermente per incastrarsi nel resto. In realtà esatto. Cioè, quello che dico è che... Non mi sembra tanto pesante, perché alla fine non gli cambia praticamente niente? No, ma infatti non è quello, ti sto spiegando come funziona quel pezzo lì. Cioè, nel senso, tu impianti un ricordo. Cioè, però... Massimo dice, cazzo, sono antichissimo, però poi ho perso tutto. E quindi lui rielaborerà, dandoci una motivazione che potrebbe essere, no, in realtà non sono così antico e le date sbagliate, non so, si sistema queste cose. Però ti ricordo che ho fatto 10 successi. Però se proprio vogliamo essere puntigliosi... Puntigliosiamo. Per recuperare i ricordi rubati, e mi pare che sia questo il caso... No, glieli voglio io fare le false sì, memorie. Sì, ma questi sono persi. Non voglio fargli ricordare lui Gram, le sue cose, quelle no, che so che io di Gram. Per impiantarle. Allora... È come se io ti dico, tu Claudio Serena, sì, non è mesmerismo, è oblio della mente. Sì, oblio della mente. Per recuperare i ricordi rubati o false memorie... Ok. Quindi in ogni caso una delle due. O per capire quando i ricordi sono stati alterati... Un personaggio deve possedere dominazione a livello equivalente o superiore a quello del vampiro che per primo ha influito sulla mente del soggetto. Ok. Ma che non è dominazione? Se questo è il caso, il giocatore deve effettuare un tiro contrastato in ogni fase dell'azione contrastata. Però io non sto cercando di fargli recuperare delle cose che qualcuno gli ha fatto dimenticare. Io gli sto facendo il lavaggio del cervello, facendolo convincere che lui sia un'altra persona. Potrei dirgli che era un pagliaccio e gli piaceva giocare con le bocce, però invece gli ho detto tu sei Ikram, sei una samita. A molte persone piace giocare con le bocce, peraltro. E appunto per quello che dicevo forse era mesmerismo. Poi dovrà mischiarsi assieme. Comunque, tanto voi guardate lì, l'effetto più o meno quello c'è. Okay. Visto che lui ha parlato tipo per 20 minuti, io sono andato a prepararmi perché l'appuntamento è formale. Sì, il che vuol dire che adesso rimane tipo 40 minuti neanche per infatti arrivarci. Io vado, ma mi deve finire a fare a pezzi lo sceriffo. E vedete i tre stupi che fanno vi consigliamo di non scatenare troppo le ire eventualmente all'interno dell'Elysium, ve lo diciamo così per voi. Vabbè, all'interno dell'Elysium non ci sono vacche. Ah, giusto, vero, tu così. Sarà un esempio di educazione. Signore, per favore, non usi discipline all'interno dell'Elysium. E gli assamiti si nascondevano nelle ombre, almeno questo è quello che ne so io. Ma non erano molto bravi, quelli erano nella sombra, forse. E nel tempo, visto che io di Ikram non so molto, gli do un po' l'infarinatura di quello che mi ricordo io della società vampirica. Sarà divertente perché ci sarà quel momento per cui lui lo riabolerà come un... Mia mamma, quando ero ancora umano, mi raccontava le storie sui vampiri. Probabilmente. Mi rivolgo ai tre storpi e gli dico... Ma io non sono molto aduso alla società di qui. Se lui fa qualcosa di male, e mi riferisco a Iznad... Andiamo di mezzo tutti o ci va di mezzo lui? Dipende da chi è presente nell'Elysium. Sai, chi ci governa ha generalmente... Potremmo definirli lunatici. Io vado in anticipo. Scusa, io verrò con te. Bene. Piccola cosa. Andiamo. Come la madre che gli ha detto che però i racconti della madre sono uguali a quelli che gli sto facendo io adesso. Sì.
Noi andiamo. Noi andiamo. Okay. Mentre lui continua a raccontargli degli assamiti. Va bene, fin camminate. L'Elysium in realtà sapete dov'è, perché comunque è rimasta una delle prassi antiche, per cui quando si entra nel dominio di un altro vampiro ci si presenta. Quindi voi vi siete già presentati all'Elysium. Bene. In generale. Ah, giusto perché così poi non si dica che non l'avevo detto, non ci avevamo pensato. Quando ho preso gli occhi ai tizi, ho preso anche una mano di un tipo. Che sto tenendo anche quella surgelata con il mio potere. Dio, ogni volta che vai nel dettaglio di queste cose. Una mano, solo la mano. Va bene, va bene. Però ce l'ho lì in tasca. Quindi se mi bloccano per strada io ho una mano mozzata in tasca. Va benissimo. Scusa, hai pantaloni molto larghi o sembri molto felice di vedere tutti? No, è nella tasca della giacca. Ah, della giacca. È tipo nello spolverino. Devo ricordarmi di non chiedergli mai di darmi una mano. Buona mano. Posso darti una mano? Perché no? Vabbè, dopo un 15-20 minuti Ikram gira. Io sono... Anche perché gli ha raccontato tutto quello che sa fare di Ikram. Io sono armato. Va bene. Tanto non... c'è problema. Sono discipline che non si possono usare nell'Elysium. Pistole, tanto... Io ho solo il coltello... che uso per staccare la cosa. E un cucchiaio. Staccare la cosa. Le cose. E un cucchiaio che uso per gli occhi per non danneggiarli. Pensavo per uccidere a cucchiaiate la gente, perché è più lento e fa più male. Può essere usato anche per quello. Dopo la disquisizione infinita li segui in qualche modo. Dopo sì. Ok, va bene. Intanto, arrivate a... Scalini. Non dimenticare quello che hai preso oggi. Eh? Rimane un po' confuso, però. Vi lascia Ikram e a scaglioni, prima loro due e poi te, arrivate all'Elysium che sta bellamente al castello sforzesco. Perché io quando esco, provo, quando esco provo a volare, non ci riesco, cammino. Oh. Un po' triste. E la gente per strada, se incontro qualcuno gli dico la strada nascosta è stata rilevata. Rilevata? Sì, dico rilevata. Da qualcuno. Ok, va bene. E vai, posso essere dislessico quanto voglio con questo PG. Era intenzionale. Era intenzionale. Oddio. Nell'Elysium notate che non c'è tanta ressa. C'è qualche ancilla, un paio di neonati, nessuno. Alla porta vi accoglie il guardiano, il solito custode, che lo conoscete come Martin. Pare lui sia sempre stato qua. Nessuna memoria. A 800 anni non ha ancora finito di scrivere dei cazzo di libri. Il mondo dello stagista. Li ha cominciati da neonato, li ha cominciati e non sono ancora finiti. È sempre stato qui. In realtà sì. Precede ancora i vampiri. È sempre stato qui. Guarda, questo giovanotto, giovanotto, Dio, sembra un giovanotto, all'aspetto di un ventenne, è proprio di quelli palestrati, muscolosi, col ciuffo ossigenato, ricci. Il ciuffo ossigenato ricci? Ah, sì, sì, tipo Mirko. Minchia. Minchia. Quello. Freeway. E ha dei modi proprio molto delicati, diciamo. Io e te. Fettine panate, sì. Ah, fettine panate. Siete arrivati. Ottimo, ottimo. Sì, momento, sta... ci sono anch'io. Ah, sì, ma siamo abituati ai suoi ritardi. Di che genere ritardi? Ti guarda No, niente. Avremmo da fare, se per favore possiamo entrare. Certo, certo, vi accompagno. Come si chiamava l'ordine, quello di cui facciamo parte? In teoria è la Lancia Sanctum Imperium. No, 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 quello di cui facciamo parte io il Cavaliato di San Galgano. È il Cavaliato di San Galgano. Sì. Noi il prendo per le spalle, noi se facciamo parte del cavalierato di Galgano. Entro. Io faccio. No, no. Con la testa di cosa stia parlando. Martin uguale, vi guarda e un. Cavian. Da qualche parte vede ancora tutti. L'attestato del principe. Entro. L'attestato? La tessera? Lo prendo per una spalla e dico Malkavian. Sono sì, però pazzi. Non lo farei questo. Però vabbè. Hai sentito che aria tira dentro? No, scusi, non ho attivato il metabolismo oggi. Vabbè, ti consiglio di non farlo. Ti guarda e poi non sorride più. Ah, già. Giusto. Io continuo a sorridere invece da giapponese, molto finto. Hai ragione. Vabbè, nessun'aria. Non sono ancora arrivati, quindi prego, entrate. D'accordo.
e vi porta in una stanza con una lunga tavolata. C'è anche i risvoltini, il tizio palestrato. C'erano i risvoltini all'epoca, io non me li ricordo. Avevi un anno? No, non eri ancora neanche nato, quindi infatti... no, non te li ricordi, Matto. Neanche io me li ricordo. E tu non eri ancora nato? Perché sì, siamo... nato. No. Sì. No. Quando 82. Cazzo, sì, già. Già. Pensa poi che la mia testa... ci hai messo mezz'ora per calcolare che nell'83 ero già nato. No, ci ho messo mezz'ora a ricordarmi perché io pensassi che tu eri nato nell'83 e non nell'82. Va bene. Ah, vabbè. Però mi sono ricordato che era da quelle parti come dato. Di un anno di differenza. Ah, vabbè. Il mese però era giusto. Oh, tanta roba, la mia memoria. E... è entrata in questa stanzione con una lunga tavolata. Ci sono, se non sbaglio, 8 posti a sedere. Tutti vuoti? Tutti vuoti. Mi siedo a capo tavola. Va bene. È una tavola rotonda. In realtà ti sei seduto dove ti sedevi normalmente ai tempi del, esatto, del primo concilio. Io sto in piedi. Sto in piedi. Che no. Era a capo tavola perché ero illegale, dovevo tenere le note. Sì, esatto. Da una parte c'era il principe, dall'altra parte c'eri tu. Sentite, vabbè, Marti mi fa: scusate, vado a chiamarli un secondo a dire che siete arrivati. A chi? Al concilio giudicante. Giudicante. Mm-hmm. Bene. E dov'è il cibo? Non vi siete già nutriti stanotte? Cibo? Di solito quando si invita delle persone a cena... Vado a chiamare... La tavola si apparecchia come minimo. Lascia. Giusto. Questi nuovi... Oddio, c'era un Martin anche ai tempi. Un tempo apparecchiava la tavola però. Vedi che improvvisamente si muove a parecchia velocità per allontanarsi. Quasi come se avesse attivato una disciplina. Isnad. Non si possono fare discipline dell'Elysium. Ma tu... Ma lui è il custode. Lui è l'unico che è permesso. Tu sei votato una missione, vero? Sì. Beh, missione dovrebbe essere qualcosa di completabile. Non penso che ci riuscirò a breve. Sicuramente non ci riuscirai alla lunga se continui a parlare così e a rivolgerti così a quelli che stanno per giudicarci, perché si incazzeranno e ci ammazzeranno tutti. Oh, vabbè, se questo è il nostro destino, tanto è un sogno. No, ma cazzo, sarà il tuo destino. Io ho altre cose da fare, sinceramente. Io declinerei gentilmente l'invito a morire. Ah, bel modo, sì. Bel modo. Per te potrebbe essere complicato, visto che probabilmente ti reincarneresti in qualcosa di inferiore. Però, sì, cercherò lo farò per voi. Sentite un colpo di bastone, come alle corti antiche, come nei film in costume. Mm-hmm. Tum, tum, tum. E c'è Martin che fa: diamo il benvenuto a sua signoria Siniscalco. E vedete entrare un vampiro ben vestito. Sembra quasi che sia rimasto. Adesso mi dice che è Anton, gli rifaccio un blitz della mente e moriamo tutti. Sta attento, Manto. No, però puoi farmi ancora una volta un benedettissimo tiro. Spera che fallisca. Intelligenza e autocontrollo. Spera che fallisca, te lo dico. Scusami, e invece io che sono... Tu puoi saperle, puoi anche io tu. Ho un sacco di informazioni, mi sono informato zero! Prima di arrivare qua. Zero! Zero? Zero? Zero, no. Per ricordare la stessa cosa. Che sarebbe, scusami? Intelligenza più autocontrollo. Almeno io sicuro. Intelligenza 3 più autocontrollo 3. 1 che esplode. 2. 2. Ok, sì. Il Siniscalco è noto a Milano perché è colui che sostanzialmente fa da portavoce del tiranno, è l'unica figura di autorità che si vede in giro e che detta la più alta la legge. Sì, il tiranno nessuno negli ultimi decenni l'ha mai visto. Ok, io l'ho visto. Ah, vero, tu ne hai visto l'ombra. Gli ho visto il cappello. E sai che di nome fa Corrado di Ivrea. Ok. Ed è un ventro. Ok. Un bel cappello grande. Tu in realtà in questo momento già hai visto Ikram, non ti ricordi di Corrado. Del fatto che fosse il tuo principe. Sì, ma è una mezza calzetta. Sì, sì. Fatti. Perché non me lo ricordo. Anche perché tutti i ricordi sono stati soppiantati da qualcosa di più importante. Faccio un cenno di saluto... educato, non riverente ma educato. E vedete questa figura entrare, sembra un gentiluomo di inizio Novecento, in tutto e per tutto. Ok. Rimasto fermo lì.
Meglio che non me lo ricordi, perché se no gli chiedevo se era stato licenziato oppure perché prima era il principe, adesso mi scalco. Giusto. Un altro colpo di bastone è i primogeniti. E vedete entrare tre. Soltanto. Ah. Soggetti di varie età, varie tipologie. Non li abbiamo mai incontrati. Che questi non li avete mai incontrati. Sono il primogenito dei Meket, quello dei Deva e quello del Nosferatu. Ok. L'unica donna è Lucia Comasi, o Comansi, non mi ricordo mai, Comansi, sì. Che è una gran bella donna, vestita tutta in pelle latex. Deva. Bene. Che sono i? Gli edonisti. Toreador. I Toreador sono una linea di sangue. Dei Deva, ok. Esatto. Il Siniscalco è anche primogenito. In realtà il circolo dei primogeniti è soltanto quelli che hanno potere decisionale, in qualche modo, okay, tra i vari clan. Però non è il primogenito entro. No. Non fa parte, cioè ha già potere di per sé, non fa parte della cerchia. Ah, scusami, io quando faccio tiri su memoria in realtà aggiungo sempre tre dadi perché ho memoria idetica. Ah, allora sì, bravo. E vuoi sapere anche chi sono? Per conoscere questi, esatto. E tirando tre dadi in più non faccio neanche un successo. Sono una merda. Il più alto è un 4-7. Già. Niente, mi sto cacando troppo sotto. Mi sto cacando sotto. Ma li vedete entrare in realtà belli tranquilli, non vi danno la sensazione di essere incazzati particolarmente. Io sono tranquillissimo. So di essere nel giusto, ho ucciso delle vacche. Io non sono tranquillo. Io sono tranquillo perché vedo loro abbastanza proni all'autodistruzione. Quindi ecco. Dovrei potere di non passare di più. E loro però sono tranquilli, stanno chiacchierando tra di loro, vedete che bisbigliano cose, fanno come è andata stasera, ma dai bene. Io attendo... E si siedono dall'altro capo del tavolo rispetto a voi, con al centro il bel Corrado di Ivrea. Quando siamo seduti, allora mi siedo, ok. Io ero già seduto. Cioè hai fatto giusto il contrario di quello che si fa normalmente? Sì. Ok, va bene. Si sta. Corrado si avvicina, fa avvicinare il custode dell'Elysium e fa, chi sono questi? Io prendo, tiro fuori in questo momento un coltellino e incido sul tavolo. Chi sono questi? Come se stessi riprendendo appunti di quello che stanno dicendo. Io mi sono seduto a un posto di distanza da loro. Okay. Da loro chi? Da lui? Da entrambi. Io sono il più lontano possibile da lui. E poi li guardo e appena dicono qualcosa continuo a incidere. Cioè se loro sono in quattro... Vuol dire che ci sono altri... E ballava l'alligato. Aspetta. No. Tu hai detto che ci sono otto posti. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, c'è un posto vuoto, poi ci sono io, poi ci sei tu. Esatto. Ok, va bene. Cielo. Comunque. Mi guardano. Non l'hanno ancora notato. Okay. O quantomeno stanno facendo finta. Il custode di martedì fa. Sono i tre che si sono fatti beccare degli umani l'altro giorno. Paio di giorni fa? Ah, loro. Bene. Io mi dico loro. Potreste, Corrado, potreste gentilmente presentarvi? Sapete, non conosco tutti i fratelli. Io continuo a incidere. Guarda se nessuno di loro parla. Potrei anche avervi già visti, ma sapete, avete delle facce un po' anonime. Certo, con un tatuaggio di un serpente qua, l'altro senza un opalo. Palesemente era quella del voi volgo di merda. Però perché tra me e delle facce. Io sono Draco Starevich del clan Meket, vengo da molto lontano. Ah, è roba tua, Filippo. Roba tua. Io vengo da ancora più lontano invece e mi chiamo Fuketsuna. Questa è roba tua invece. Ikram Severino Zlatan e Sumi Anton XIII. Non è il XII? Beh, ho avuto un'altra rivelazione. Sono una nuova persona ora. Sì, ma te sappiamo che io sei. Io sono di Milano da circa 2000 anni. E scrivo anche quello che dico io continuando a incidere, però mi accorgo di aver finito il tavolo e mi sposto più di fianco a lui. Sì, lo sappiamo chi sei. Sposto un po' la È un onore. Grazie. Certo,
E lo sai che una faccia familiare. Lo sai che in una vita passata era un angelo? E guarda voi due. Posso fare una prova adesso? Posso riprovare? Faccio, c'è senso. Se lo conosco? Se vuoi. Perché vuoi a tutti i costi farci morire? Cazzo, no, vuoi farsi ammazzare? Cosa c'entro io? Posso avere un vantaggio? Per ora. Ah, quindi voi siete già sceso? E siete qui per condurci attraverso il sogno? Sì. Ma raccontatemi. La strada nascosta è stata rivelata. Hanno aperto la tangenziale sud? Non interrompere il principe mentre parla, è scortese. Non è il principe. Comunque. Siamo grazie. Se dice principe non posso fare un altro tiro? Non è che puoi fare un altro tiro. ha detto principe. Ma per me sono tutti uguali. Apprezzo che tu mi riconosca quale tuo principe, però guarda, se proprio devi rispondere a qualcuno è all'altro Corrado e ti indica il Nosferatu. So che può creare confusione in voi stranieri. Io conoscevo un principe Ventru. Davvero? Sì, era il principe di Milano ai miei tempi. Sai, di questi non tempi. Ricordo il nome, però purtroppo la memoria ogni tanto va, ogni tanto già e va. Voleva. Qua e là, conoscete le parole sacre. Cosa possiamo fare per voi? E anche un po' per noi. Aham! Comunque. Io lo pugnalo in un articolo dopo, Ve lo dico. Prima. mi sembra il leitmotiv di questo personaggio. E non dice. Perché poi non mi si dica che non l'avevo detto. In generale ti esprimi in questo modo, vedo che. Dunque, vedete. Sappiamo che di questi tempi andare a caccia è diventato sempre più difficile visto le ronde frequenti. Però quando mandiamo in giro notizia tramite i nostri araldi che sarebbe il caso di non lasciare scie di sangue, di cancellare laddove possibile i ricordi alle forze dell'ordine e non ucciderle, quindi attirando ancora di più gli sguardi, sarebbe carino le rispettaste come indicazioni, no? Se posso. Non ha ricevuto il memorandum? Tecnicamente le guardie si sono uccise tra di loro e poi è arrivata una donna a uccidere una delle guardie. Noi non abbiamo ucciso nessuno. È vero, io ero presente. Questo noi. Glielo ho detto io a una delle guardie di uccidere l'altra. Questo noi è un po' inclusivo. Io scie di sangue personalmente non ne ho lasciate. Nel momento in cui è arrivata la polizia per motivi che per nulla mi comprendono il mio operato, ho dovuto agire d'urgenza, dopodiché abbiamo dovuto spostarci ancora più d'urgenza. E mi rammarico di non aver fatto il mio meglio, ma di certo non ho contribuito a creare. E chissà come ci hanno trovato. E io qualche sospetto ce l'ho. Guardo Isnad. Io non so come ci hanno trovato, quindi. Io ho aperto la porta e me li sono trovati in faccia. C'è ancora la maschera. cielo. Non di meno il fatto che io lo guardo perché sono convinto di conoscerlo e continuo tipo allungandomi sul tavolo e stringendo gli occhi, ero fisso. Tra l'altro, da te un pochino stanno girando le scatole per il fatto che ci sia una riunione nella zona con i primogeniti e nessuno sta prendendo appunti, nessuno sta scrivendo niente. Me lo faccio io perché loro non ci pensano, sto scritto sulla gamba della sedia ora. Oh sì, come il famoso pirata, lo conoscevo, il tempio della memoria. Ah! Certo. Infatti non è un grave crimine il vostro, ci avete provato. Non è un crimine secondo la legge. Draco, capisco in effetti che non sia stata responsabilità diretta tua. Sappiamo anche che avere a che fare con Isnad sia complesso a volte. Ma, come fatto dire. Poi è successo in Academics. Sì. Ma secondo la legge in realtà non abbiamo violato niente. E gli inizio, tornando un po' al tono di Dante, a spiegare la legge. Vedi che il siniscalco si tocca l'attaccatura del naso come una figura che nebbiosa nella tua mente che faceva i tempi andati quando cominciavi a raccontare. Io ti strizzo un po' gli occhi.
Dico, e quindi secondo la legge in realtà per averli fermati abbiamo diritto a una ricompensa. Ma che... Lascia. L'imposizione... Ragionevolezza, no? Chi? Insomma, dico... Cosa c'è di più ragionevole della legge? Tutto il resto, tipo che... lasciamo... Tipo i primogeniti e i sini scalco. Ah, salve. Bella cosa, salve. È sempre difficile avere una conversazione con lei. Marcavian. Non lo ripetere troppe volte, mio caro. Vi sono Malkavian, più Malkavian in giro di quanti tu possa credere. Ma non sono qui. Oggi credo sono quelli che si avvicinano più facilmente alla fine del sogno. Severino e probabilmente anche Anton sono già passati oltre. Io comincio a rosicchiarmi una gamba come una mano in gabbia. Che vuole, che vuole mutilarsi. A proposito, se qualcuno di voi volesse venire a pregare, venire a pregare ogni tanto... Noi del Lordo Galgano siamo sempre disposti a accettare chiunque di qualsiasi estrazione sociale. Ah, va bene, va bene, va bene. Ne terremo da conto. Dicevamo. Ecco. Visto che vi abbiamo visti, non siamo qui per punirvi. Eravamo qui per ricordarvi alcune cose che ci piacerebbe voi teneste in considerazione. E nel suo specifico caso, Draco, sarebbe quello anche di... Laddove puoi impedire che altri tuoi fratelli compiano atti pericolosi, sarebbe, come dire, d'aiuto per la tua accettazione all'interno della città il fatto che tu ci metta del tuo, non sa. Mm-hmm. Mm. Ok, ma gli anni l'hanno reso saggio, sto uomo. E nel tuo caso, mio, comincia a. L'altro Corrado, il macchiato, cappuccino, il nostro frate. Il nostro, eh? Un frate, sì, no, è che è una delle sue. Una scimmia, è lo stesso, va bene. Cioè, com'è? Cioè, chi? È uno Nosferatu che ha una grossa macchia più chiara sulla testa. Ah, ok, come se lo avessero. Ah, adesso ho fatto lo scalpo. Esatto. Scalpato. Tanto che col tempo si è immaginata alla fine su un centro un po' così bruttino. E la caccia violenta non è un problema. Meno sangue in giro. Va bene. Farò il possibile. Siamo qui soltanto per ricordare. Brutta scelta di parole, assieme, esatto. Pessima scelta di parole. Ma siamo anche... Dai, però. Così non lo aiuti. Non lo aiuti noi, soprattutto. È un onore che persone di certa importanza ci abbiano solo portato qui solo per... Metto un tono di... Arriviamo al punto. Sì. Per solo per ricordarci regole che tutti conosciamo. No, quella è la premessa. L'avremmo conclusa prima se avessimo potuto parlare più fluentemente, senza interruzioni. Quindi arriviamo al sodo. Comunque per loro darò poi una copia di quello che ho scritto. Probabilmente ci sono altri... Ok. Ci sono altri... Ancora un po' di... Ci sono altri... Probabilmente ci sono altri fratelli che non stanno rispettando... Questi semplici comandamenti, potremmo dire, e stanno facendo, come dire, troppi casini nella zona più o meno Bicocca. C'era già? Sì, suppongo. Magari non era Bicocca, c'erano le strade, ma c'erano le strade, c'erano delle case. È vero che è una zona leggermente distante dalla vita cittadina delle vacche, però sai. Se cominci a uccidere una, due, tre persone e lasciare cadaveri in giro, attiri l'attenzione, attirare l'attenzione non è utile. Abbiamo visto che voi... Quindi volete conti, che indaghiamo? Vorremmo che indagaste, e soprattutto visto che delle capacità di difesa, a quanto pare le avete, sappiamo che non rischiamo le vostre vite. Beh, perché no? Ma quindi dobbiamo cacciare vacche o umani? No, dobbiamo indagare. Indagare, indagare su fratelli che stanno... Ha detto vacche o umani? Indagare su fratelli che stanno, quanto pare, contravvenendo alle regole scritte della legge. Esattamente. Quindi siamo un ordine? Il cavalierato di Galgano. Mio caro Dante,
Non so perché, it's not. Che cazzo hai detto? Che cazzo hai detto, Corrado? Come fai a sapere quel nome? Io non ti ho mai detto quel nome. Tipo un pessimo spy movie. Io non ti ho mai detto come mi chiamo. Mio caro Isnad, chiamati come ti pare. No, è Isnat. Tu? Igram Severino Zlatan e Zumi Anton XIII. Oddio, ogni volta che devo sentirlo. Isnat. Questa è Isnak. Eh? Con la Q, 14esimo. Oh, porco Giuda. Non avevo ragionato io qua, non lui. Va bene, chiamati come ti pare anche te e i tuoi... Dobbiamo aver trovato un altro modo per farmi fare un buco nella scheda, cazzo. Sì. Non è ogni sessione devo cancellare allo stesso punto. Sono andato rivelazioni. Beh, abbiamo un coltello rapido, un addestramento, l'intelligenza del gruppo. E quindi... Si girano. Che cazzo ha riso? Penso che non ci sia migliore. A proposito, mi giro e faccio... Ikram, se sei qui oscurato, fatti vedere. No... Ricordi? No, i miei ricordi. Ah, ok. Ci sono delle... Comunque nell'Elysium ogni tanto vedi delle tendine. Tende di Berlino. Sì. Dai. Quella macellaio. No, però qua sono un attimino più fini. Sono tipo color argento, sì. Color perla. Tipo quelle dei ristoranti indiani. Fuketsuna è richiesto per una missione. Sì? Aiutatemi, la moglie ha organizzato stasera la dimostrazione delle pentole. Adesso sono incastrato a vedere come cucinano. Mandatemi un vampiro per distruggere il venditore. Meglio per il vampiro se è già folle. È perfetto. È perfetto per lui. Sì. E poi mentre la dimostrazione di pentole, cioè nel cucina, arriva uno da dietro che lo prende, le si girano di nuovo tutti e è sparito. Tipo quello che spiega. Ma come... Ma... E poi però posso rivedere... Come spiegava le come spiegava, quindi e farlo agli altri, perché è la cosa più violenta che ti viene in mente, no, di fare. Poi torna con la faccia dell'insegnante, perché sa spiegargli la ricetta. Queste fantastiche pentole in pietra. Mentre gocciola il sangue, guardate il sangue com'è. Non si attacca. Non gocciola neanche sangue. Pensa che dopo quello puoi andare ai partigiani. No, mentre gliela strappi se te la sei appena messa proprio. Se siete d'accordo, perché suppongo che voi siate d'accordo, vero? Io sono molto d'accordo. Avete già sospetti? Niente di preciso. Potrebbero essere qualcuno dei non allineati, come così potrebbe essere anche un gruppo dei figli di Belial, credo, si facciano chiamare. Ah, simpatici. Ci vogliono morti tutti, un modo come un altro sarebbe attirare l'attenzione su di noi, no? Io non ho alcun problema. Se foste così gentili da sbrigare questa faccenda nel minor numero possibile di notti... Domanda a questo punto se mi è concessa una questione. Prego. Se dobbiamo indagare su dei vampiri che stanno uccidendo questi uccisi... Conservate subito quel consegno! Sono giapponese, parlo un po'... Conservate subito quel consegno! Questi uccisi sono conservati da qualche parte? Ha osato cervare l'ucciso del re. Suppongo gli umani li abbiano inumati, bruciati o portati in obitorio. Beh, in obitorio non sarebbe male fare un salto, perché pare che il nostro Fuketsuna abbia, non so, talenti particolari, oltre a quelli di fare casino. Beh, ho delle doti particolarmente adatte per questo compito. E vedi che la Deva ride un pochino sotto... Si nasconde. Doti. Ah. Fare qualcosa anche per lei, penso, tra me e me. Come sto raccontando. Che, no, ecco. Non voglio sapere niente. È meglio che non sappiate niente. Hai già letto abbastanza manga. Esatto. Come preferite? Beh, allora dobbiamo prepararci. Esattamente dov'è questa zona? Beh, l'ho detto, Bicocca. Ok. Ci sono dei caseggiati. Mi alzo, vado a vederci. E vado per uscire. Sempre così, né, vero? Non è cambiato. È rimasto... Non so, lo conosco solo da pochi giorni. Lei?
io se va bene questo e servisse un aiuto allo sceriffo, cambierei volentieri, diciamo, frequentazione. So. Vediamo se come si comporterà. Sono arrivato qua convinto, non so, penso di aver fatto un errore di valutazione. Capita. Potrei aver sbagliato. Basta accorgersene per tempo. Esatto. Sai, gli errori di valutazione hanno quel grosso difetto per cui se non te ne accorgi rischi di finire... Finire, sì, bravo. Ecco. Bravo. E beh, prego, potete andare, vi consiglio di tenere d'occhio il vostro amico. Grazie. Sappiamo che non è pericoloso, però... Dipende cosa si intende con pericoloso. Ecco il però. Ecco. Il tiranno vi sarà estremamente grato se porterete a termine questo compito per lui. Potrebbe anche essere magnanimo più del solito. Mi ci metteremo... Ci metteremo anima e corpo, fidatevi. Spero soprattutto l'anima. Ah, io credo soprattutto corpi. Servito soltanto l'argento, Eccola là, va bene. Questa è uscite tranquilli dall'Elysium senza particolare altre cose. Vedete il... Io sono fuori. Il custode che arriva con una pialla elettrica vicino e va nella stanza dove c'era il tavolo. Perché ho l'impressione che ci abbiano rifilato una sola tremendissima? Perché noi siamo in una scala inferiore rispetto a loro? Ah, se solo sapessero. La loro casta è superiore alla nostra. È così che funziona. I giapponesi! Infatti io non ero preoccupato, sono abituato. Ah, se solo sapessero la verità. Che sarebbe? Che no. In realtà noi siamo superiori a loro. Non chiedergli. Ricordati, il vero momento... Adesso ti cavi tu gli occhi! Il vero momento in cui un Kainita... sanno che sì, si chiamano Kainiti uguale? No, si chiamano più neanche Kainiti. Un Kainita può dimostrarsi valido e accrescere con il suo potere. Sì. E andare in missione. Coloro che rimangono dietro non imparano niente. In realtà pensavo che invecchiando diventassimo più potenti. Anche io, sinceramente. Sì? Sì. Ma non invecchiando seduti a un tavolo a chiacchierare. Io sono diventato l'apice della mia potenza, l'ho avuto dopo una missione molto molto difficile. E non però so ora... sei ancora qui con noi, quindi non è servito a molto. No, ma perché poi sono tornato umano. Certo. Ah. Comunque, io domani mattina andrò a indagare nella zona. Domani mattina? Sì. Bene. Beh, non abbiamo più nessun problema a questo punto. Ok. Ci rivedremo domani sera per andare a investigare, vi darò le informazioni necessarie. D'accordo. Meglio fare un sopralluogo prima, alla luce del giorno. Allora, certo, perché no? Sì, mi sembra perfetto. Sì. Anche a me, se no non l'avrei proposto. Giusto. Allora, lui va a prendere il sole. Tu... io e te andiamo in obitorio, tu ti mangi un occhio quel che fai e vedi se per caso vedi qualcuno di loro, troviamo qualcuno di loro, lo togliamo di mezzo, io vado oscurato in mezzo a loro, loro vedono quello che è scomparso, indaghiamo, torniamo a casa, in 1-2 notte abbiamo finito. Ci piace? Più o meno l'idea è quella. È un ottimo piano. E che ore sono più o meno adesso? Adesso saranno le... Nelle 2 di notte. E tu detto va bene. Per sicurezza taglio un dito alla mano che mi tengo in tasca e lo tengo separato dal resto della mano. Ok, per sicurezza di cosa? Beh, allora io dovrò aspettare quasi l'alba prima di andare. Verrò con voi all'obitorio. D'accordo, ma... Ma non ti devi riposare la mattina, potrebbe essere difficile svegliarsi. Oh no, ma non andrò a dormire, andrò direttamente. Ma l'obitorio è... Certo. Come stazione di polizia e al centro medico. Questa è la mia ignoranza su come funziona in Italia, come funziona poi negli anni 80. Suppongo sia l'obitorio medico, c'è il medico legale, certo. E che non è come quella americana che c'è l'obitorio separato, certo. Per i casi criminali. Ah, se qualcuno dei vostri ascoltatori sa qualcosa, io però noi qua ammetto che sono ignorante. Cioè, sei il master, io da master dico è all'ospedale. Perfetto.
E allora andiamo all'ospedale di Guarda. Sì, che è il più vicino, mi sa. Perfetto. Chissà se c'era già, sì. Allora. Non credo che abbia la nostra età all'ospedale di Guarda. Prontezza. Io nel frattempo sto pensando a dove andare a recuperare Veronica, sì, che è un'impiegata in maternità. Okay. Che ho già un po' rincoglionito. Ma in maternità nel senso che è... Che è un'impiegata che è in pausa maternità. Ok. Per poi possederla la mattina, può andare in giro per la zona di Cocca. Quando parla di possederla non sta asserendo a metallo di alcun genere, sempre può essere. No, al quinto di dominazione, che è una cosa tipo... Il quinto di dominazione. Bondage. Uno, due, tre. Ok, stai tirando ma per cosa che non ho capito? È molto familiare. Ah, quando sì, arriviamo là... Non so, non so chi penseranno che io sia, però... Qualcuno. Va bene. E le arrivate ai cancelli dell'ospedale, entrate. Io se vedo qualcuno, banalmente gli faccio un cenno. Tanto, non è un problema. Il problema, se caso, è Fuku in questo momento. Tu come sei? A proposito, tu come sei vestito? Io sono vestito anche abbastanza elegantemente, in realtà. Cioè, si vede che è cinese, è giapponese. Sono un giapponese, quindi non passo sicuramente inosservato. Aspetta, quello che faccio è... Nell'83 giapponese. Con di notte all'ospedale. Con furtività, infiltrazione, più destrezza... No, dov'è che è? Intelligenza, per te, presenza, ascendente, domanda, forza... Destrezza, sì. Un, due, tre, quattro. Prendo un... sfilo un badge, hai presente di quelli applicati a clip, a uno qualsiasi. Va bene. Ma non mi interessa. Più che altro non è lui che passa... Forse passo più osservato io, perché sono a petto nudo con un cappotto. Stai scherzando? Sì, io sono a petto nudo, solo con i pantaloni, con un cappotto tipo vecchio di 1000 anni. Che cazzo. Aspetta, ok, ho una copertura anche per te. Ho una copertura anche per te. Uno, due. Dove andare allo psichiatra? Due. Successi. Il vecino. Lo do a lui. Talmente okay, mi conoscono. E ospedale. Mentre passo, gli dico, come si dice, visto che siamo in ospedale, mi riferisco a Fuketsuno come se fosse uno psicologo e a Iznat come se fosse il barbone pazzo a cui stiamo facendo una perizia psichiatrica. E io chiacchiero mentre andiamo in maniera sveglia, cioè nel senso, io so quando loro però mi guardano. Però tu passando anche tu per medico. Che ne so io? Io quando loro... Lo sanno loro! Io so quando la gente mi reputa più pazzo. No, beh, allora no. Sì, sono abbastanza cosciente di questa cosa. E quindi dico le cose che di solito tutti mi guardano. Questo qua è completamente pazzo. Ok. Sì, mi fingo pazzo. Allora, sì, probabilmente sono medico perché sto facendo... Sono entrato con passo deciso. Potresti anche essere il mio infermiere. Chi lo sa? Io non so se c'è un infermiere uomo. Allora, se io non lo faccio ad una persona in particolare... Non lo so chi la gente aspetta. Ok, esotico. Arrivate nell'ingresso dell'ospedale. Il medico giapponese è credibile, secondo me. Cioè, come espertissimo. Soprattutto alle nonne. Che poi parla italiano. Cioè, comunque un po'. Dottore, sicuramente qualcosa. Perché quello che parla italiano perfettamente nell'83 è medico. Cioè, secondo me la gente fa largo. Poi, 83, sembra un vecchio medico giapponese. Sì. Potrebbe essere un medico giapponese. Parla perfettamente italiano. Le lezioni degli anni 40. Fuketsu, no? Fukushima. Nessuno sa che vuol dire lo sporco. Era un po' dopo. Era molto dopo. Nessuno sa che vuol dire lo sporco. No? No, io non lo so. Io non parlo giapponese. Siccome la gente sa il giapponese nell'83 a Milano, tipo uno che è venuto a ritirarsi in pensione. Da Giappone, peraltro. Siccome sono le 2 di notte, non è che ci sia proprio... Esatto. Nella hall c'è il guardiano. Sì. Le guardie giurate che fanno una salve dottor Machiavelli. Faccio un pensavo De Benedettis. Sì, ce l'ho tentato, poi faccio un cenno con la testa. E lei il suo collega? Allora, questo è un sogno o è la realtà in questo momento? Visto che caro, non ti preoccupare, questa è la realtà. Quindi loro sono veri. Presentati solo quando ti verrà richiesto. Ok, e toccaccio una delle guardie. Vi chiedo di perdonare il nostro povero amico.
non capisce quale è il confine tra ciò che è vero e ciò che è nella sua mente. Io guardo la guardia. Vera, l'ho toccata! E faccio un sospirone, scuoto la testa, come dire, minchia, guarda che mi ritrovo, e faccio cenno loro di seguirmi. Non parlo perché altrimenti rischiamo di sgamarmi. Lo prendo sotto braccio. Io faccio, sono vere, le ho toccate! Sì, ma non dare fastidio ad altri pazienti. Sì, dottore, sì, sì. E andiamo, io seguo. Ci sono i cartelli. Esatto, seguo i cartelli per l'obitorio, probabilmente. Dottore, mi sa che non stiamo andando dalla parte giusta. E mentre il padre gli mette una mano sulla bocca. No, il fatto è che si sono ritirati i coltelli. Si sono ritirati nello stabiotto perché la puzza di morto di Fukushu. Fukezuna, che potrebbe però sembrare quella del barbone, c'è il capofatto di Leandri. La puzza è tua, ma è lui che sembra il barbone. Infatti, io mi tengo molto vicino a lui. E intanto, mentre camminiamo, bisbiglio entrambi. Una volta arrivati in obitorio, cosa facciamo? Stacchiamo gli occhi a tutti i cadaveri? Ora che ci penso, Sì. No, un momento, avranno dei segni. Guarda che vai in overdose. Cioè, penso che se troviamo uno che è stato in... C'erano le macchine, sì. C'erano le macchine. Porca puttana. Ho capito che ritieni di essere un po' vecchio, ma non così tanto. Allora, giravamo ancora con i palessi. I bambini giocavano con il cerchio per strada. Non era quel periodo, no. Agli infanti veniva data la birra perché era l'unica fonte di carboidrati. A Milano con dalmati che trainano carrozze. Sì? Se qualcuno è stato investito da una macchina, è escluso. Ma chi te lo dice? Magari hanno coperto l'omicidio così, no? Comunque arrivate all'obitorio e sì. È vuoto a quest'ora di notte, nessuno fa un canto all'obitorio. Giudicheremo in base alle ferite. D'accordo, per favore, lasciamo i cadaveri più o meno come li abbiamo trovati, cioè un occhio in meno, vabbè, però... Oh, mi sono un dito dentro un corpo. Dove? Non serve l'esame della prostata da morto, credo, cioè. Ma non si lamenta. Faccio è morto. Sì, basta che poi non inizi a usarlo tipo marionetta. Durante l'autopsia hanno scoperto che mia nonna era morta della peggiore delle morti di autopsia. Allora iniziamo ad aprire i frigoriferi, a cercare quelli che non sembrano. Non è che ce ne siano tantissimi. Io inizio a barricare la porta. Quelli che ci sono, io guardo quali mi sembra che più probabilmente siano stati uccisi di morte violenta o magari con qualche disciplina strana che può sembrare qualcosa. Ci sono 10 celle piene. Ok. Ne aprite una per volta e trovate una con un vecchio, probabilmente molto più fatti suoi, non ha segni particolari, una ragazzina, e poi a un certo punto arrivate a un paio in cui trovate degli uomini, e due uomini e una donna, che sembrano sfigurati in maniera abbastanza brutale. Sfigurati. Sono con due arti mancanti, con dei morsi. Minchia. No, ci sono i morsi, non sono due. Faccio un tiro di medicina per capire se sono morsi da vampiro o sono morsi tipo di un cane rabbioso che li ha uccisi, perché che può capitare. Intelligenza, no. Medicina. Ok, io invece... Minchia, 4 successi. Sono fungio. Mica male. Allora, peccato per questo 5. Dottor Fukutsuna, ci dica di cosa è morto. Allora, i due uomini hanno... uno gli manca un braccio e sembra più strappato di netto, sfilacciato. Scrudo. E sembra avere dei buchi che sembrano fatti da artigli direttamente nel petto. Questo non è un cane randagio. No. L'altro uomo ha un morso sul collo. E qua già si va più sul... Però non sono i soliti 2-3 dentini da vampiro. Sono qualcuno in più. Sembrano più da lupo. Panda bestia. Ecco.
Però non è mai detto, eh. Non è il momento di affrontare la seconda prova adesso. Fammi la prova, una di, prova di... Di che? Aspetta. La prova di Severino. Urlare, ah, lo bimandari. Ah. Sempre intelligenza più autocontrollo, no? No. Autocontrollo? No, intelligenza più... Di cosa stiamo parlando? Quale prova è? Più investigare. Più erboristeria. Sì. Investigare sempre 5. Io ho 3 in tutto. Carisma, erboristeria. 2, 3, 4, 5. Un successo. Anche io, cos'è? Intelligenza più investigare. Ma porca. Dove investigare? Io vado qua. 0. Sì. Io tiro, a prescindere dalla quantità di tiro, è un po' come in Star Wars, la stessa cosa, 0. 2 successi anch'io. Allora... Sapete che tra i vampiri ci sono i gangrel, che hanno la capacità di trasformarsi in bestie. Ah, che stronzo che sono, come vedete. In... okay. È uno, ok. Ma in bestie non soltanto un pochino, cioè oltre a farsi crescere gli artigli e sembrare delle cose infami, perché la crescita degli artigli di proteiforme, sapete che fa crescere un po' le unghie, ma possono diventare anche essere degli artigli tipo tigre, tipo lupo, tipo bestia immonda, potrebbe sembrare delle robe da drago a un certo punto. Il pelo lungo e le corna belle. E poi alcuni di loro si dice che siano capaci anche di trasformarsi in predatori notturni. Quindi in lupi direttamente. E potrebbe essere... Sono anche in grado di entrare nella terra e riposare. Continuo a guardare i cadaveri. Ma anche io. Ma estraggo il mio cucchiaio dalla tasca. Non lo fanno più, no? Lo fanno ancora? I gangrel che si interrano. È un cucchiaio da minestra, da portata proprio. Sì, un cucchiaio. È un cucchiaio normale. Normale. Io quello da era gelato. Più bello quello da io gelato. Io lo guardo. La donna ha la testa staccata. Quello da quindi, gelato è fantastico. Se ti guarda, chirurgico. Fa il suo dovere. Così pare. Io gli indico tutti gli strumenti da per l'autopsia di fianco. Faccio, beh. Forza dell'abitudine. E viene via facilissimo. Io impacchetto tutti gli strumenti da chirurgo. Ok. Cioè, da chirurgo, quello che fa l'autopsia. Prendi anche un camice, per favore. Intanto prendo un occhio. Dal tizio senza un braccio. Mm-hmm. E... Ma adesso? Ma usciamo? No, perché se non è lui, prendo anche quello dell'altro. Ma abbiamoli tutti, vaffanculo. Cioè, ormai l'ho ingoiato. Un mono inguiato. Ormai l'ho inguiato. Dicevi? Allora, come investigazione è wits più investigation. Più awanagation. Allora, prontezza o 3. Investigazione o 3 più getsumei o 4. Getsumei. Getsumei. Sembra un insulto in milanese quasi. È in barese. Getsumei. 1, 2, 3. Questo è un 10. 3 successi. Quindi successo semplicemente pieno. Normale. E vedo il momento della morte, compresi i pochi attimi precedenti che hanno portato all'evento. Pochi attimi? Pochi attimi. Capire più o meno l'idea. Prima, se faccio successo critico, vedo proprio minuti. Okay. Qua vedo una manciata di... Quello che vedi... È un grosso capannone. Sei all'interno di un grosso capannone. Non lo so, lo vedevo per terra. Dovrebbe che so, un brodino. È notte, perché è tutto molto scuro. Senti che lo vedi dal movimento, perché vedi come se fossi lui, giusto? Sì. Vedi un movimento concitato come a cercare attorno qualcosa. E questo qua è quello senza braccio, giusto? Sì. Vedi comparire sull'angolo, la coda dell'occhio, una mano molto grossa con degli artigli, e senti lo strappo del braccio che se ne va via, come se fosse trattato proprio di colpo, di netto, con un solo colpo e via il braccio. Un pupazzo di stoffa. Esatto. Ed è morto per lo shock? Beh. Ed è morto per lo shock. Magari era rimasto ancora un attimo vivo. Si vedeva qualcos'altro invece. E tra l'altro in quel momento, e anche senti un rumore che da te dona quel brivido di piacere, proprio il croc del collo. Giusto? Cadavere giusto? Cadavere giusto, ma è stato attaccato da dietro.
Io prendo l'altro cadavere e glielo sollevo, guardandolo contento. In realtà mi interessa, non è che hai visto qualcosa. Un capannone di notte. Un capannone di notte. E una mano mostruosa che afferrava il braccio. Ma quella zona è piena di capannoni. Allora, io, utilizzando memoria edetica, e in realtà le mie competenze di investigare tutto il resto, vorrei fargli delle domande che mi permettano di, come si dice... E stimolare la sua percezione. Esatto, esperire dove potrebbe essere presente, come quando appunto le persone addestrate della polizia ti... io interrogare. Mentre lui fa questo, io lo guardo e provo a fargli oblio della mente. Gli dico, non so, hai visto alcune scritte, come era fatto il capannone, ti ricordi qualcosa? La domanda è perché? Per fargli riaffiorare i ricordi di quello che ha appena visto. Non mi devono riaffiorare, sono lì. Ma proprio nel dettaglio. Quello che vuole fare lui, però barando con la disciplina. Ah, ok. Cioè, voglio solo dirgli per una cosa veloce, tipo... Ma descrivi questo capannone esattamente com'era. Guarda, se vuoi per funzionare la cosa, può essere che lui gli fa le domande. Ah, ok. E tu da pazzo le ripeti. Ok, sì, ci sta. Niente, io voglio sapere... Cioè, nel senso, non è così che funziona. Gli chiedo se ci sono delle scritte, gli chiedo se ha visto qualche cartello, come cadeva la luce, di che materiale era il capannone... Mm-hmm. Se quando si è voltato per vedere l'artiglio, come era fatto l'artiglio, cioè, faccio, tutte quelle cose funziona per recuperare i ricordi che ti sono stati sottratti magicamente in qualche modo. Non è come Memory di Dragon, non ce l'ho niente. Ok, è per discernere le false memorie e recuperare i ricordi veri, però Memory di Dragon mi sembra che non sia. No, dai, faccio mesmerismo, ricorda. Allora, uno ti esplode. Beh, rimane uno. Uno? Non so, magari gli faccio cioè, un dettaglio che gli viene in mente. Fai intelligenza e autocontrollo. Col vantaggio. Con un bonus di... più 9. Due dadi. Hai detto col bonus a dadi. Wow. Un successo. Va bene. È un fallimento critico se era vecchio sistema. Vecchio. Quello che riesci a ricordarti nell'insieme... è una scritta sul portone che stava guardando mentre... perché il riflesso della luna puntava proprio lì. Magneti Marelli. Fuma. Fuma. Sai che c'è scritto anche qualcos'altro. Fumate. Però comincia con fuma. Fumate. Quello la vedi. Ok, memoria edetica. Fuma che si... cioè nel senso, la scritta, fuma, cosa potrebbe essere? Io te lo dico, mi va tutto bene, ma sei qui da 2 mesi a Milano, va bene memoria edetica. Il discorso è, se l'ho vista, me la ricordo. Ok, ti si inventa una scritta fuma, sono quelli che per asciugare le mani dei cessi. Porca troia, ok. Ah, boh. Un capannone. Andrò a indagare domani mattina. Qualche parte. Ci sarà qualche cosa? Sarà... Non ce l'ho. Io posso fare una prova a fumare, se mi viene in mente qualcosa, che sono... ho visto nascere la società milanese. Va bene. Cosa sarà? Intelligenza e autocontrollo. Perché autocontrollo? Fammi controllare, perché potrei stare dicendo cazzate dall'inizio, perché la mia memoria... Sarà una mentale... Qua, persuasione socializzare sul terzo. No, è... per memorizzare e ricordare, intelligenza e autocontrollo. Sì. È vero, intelligenza e autocontrollo. Cazzo, se vedo prima... Uno. Un successo. Ti ricordi che ci sono le... Fumagalli. I fumagalli, non mi ricordo, SRL, SPA, non mi ricordo neanche quale sia. Ed è la cosa più grossa che può avere capannoni che mi viene in mente. C'è, a Milano potrebbe c'è essere... C'è in Bicocca? Io dico che c'è, perché in questo mondo c'è. Okay. Potrebbe essere fumagalli, hanno dei capannoni. Sono delle acciaierie, tipo. Beh, possiamo scoprirlo velocemente. Guarda, altro cadavere, il cucchiaio. Sì, dai, intanto... Due occhi. Coppa del nonno, guarda. Esatto. Occhio del nonno. I feel good, I feel fine. Ecco. 100 occhi San Montana. Un solo successo anche qua. Era un altro fallimento critico con le vecchie regole. Che culo, ne? Lo stiamo tirando di via. Fila. E qua di nuovo la scena... Penso che ci sono galli. Sono sicuro che fuma galli. È dall'altra angolazione. Vedi i macchinari di costruzione presenti nel capannone e sono effettivamente... sembrano proprio quelli che gli umani utilizzano per asciugarsi le mani. A tempo proprio che non te ne frega un cazzo, però. No, beh, la sensazione del sangue secco sulle mani. Ah, ok, va bene. Poi ne ha uno ad asciugare. Il
E sei praticamente da, quasi dalla parte opposta rispetto a, a quello che è appena morto, perché vedi la scena. Ok. Ah, quindi non è questo che gli ha spezzato il collo all'anima. Ah, bene. Ah, vedi la scena. E il... quello ha staccato il braccio, questo qua ti avevo detto che era... morso al collo. Morso al collo. Va bene. E il... e vedi un uomo particolarmente grosso, con degli artiglioni, che strappa via il braccio. Nel momento in cui strappa via il braccio, ti senti mordere sul collo e lì finiscono i ricordi. Però ho visto la faccia del tipo più o meno vagamente. Sì. Da dietro però è stato morso. Più o meno vagamente cerca di diventare un identikit. Nello stesso identico modo di prima, cioè come era presente i tratti, aveva gli occhi grandi, piccoli, che cazzo di domande che ti fanno fare, quelli, i profili. Jack? con la barba, ha la barba, indovina chi? Ha la barba, quello che rovina, indovina chi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, Locklear, è Locklear. Ha la barba, ok, quindi non è un elfo. È un elfo, sì, ha la barba, Locklear. 5 più intelligenza, suppongo. Sì, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Le somme non ti piacciono, vero? Sì, ma sono difficili. 1, 2... e basta. Meglio di prima. Cioè, nel senso, almeno bene quanto prima. Va bene, riesci era a farti, quasi un fallimento credibile. Riesci a farti una vaga idea di com'è bene. Il soggetto. Certo, ce ne possono essere un po'. Sì, però sai, anche la forma degli artigli. Artigli da lupo, da cosa, da trago, da... Da quella definizione precisa degli artigli non riesci a vederli perché va bene grossi, sì, però... almeno sono grossi, buio, grosse. Sono comunque grossi. Sono grossi. Cioè, diciamo che non sono le unghie di una showgirl che non se le taglia da un mesetto. È qualcosina di più. Ok. Vecchi amici, vecchi nemici. Potrebbe essere il Kangler che conoscevo io. Sergei. Potrebbe. Conosci un certo Sergei fatto così? Cosa? No, era grosso, sì. Poi in realtà era diventato anche mezzo Malkavian. Questo qua, tra le cose, una parte dell'identikite è che indossava un giubbino di jeans, quelli con le maniche tagliate, sfrangettate... pantaloni leggermente, ma soprattutto se gay è morto, quello è proprio morto, ma morto morto la memoria. C'ho uno di autocontrollo. Questo si è incazzato, si è incazzato quando lo hanno. Beh, della donna ovviamente non posso sapere niente. No, ma ci troviamo in un ospedale, c'è un sacco di gente che sta dormendo. No, per continuiamo a farla dormire. Andiamo. Sì, ma uno spuntino veloce. Ah, tu fai pure, io vado allora a cercare. Io non ho fatto. Veronica. Senti, sta dormendo. Continua. Posso farle domani, la farò entrare nel capannone. Prometto, non per sempre, non per sempre. Prometto che continueranno a dormire. No, no, aspetta. E evitiamo, per favore, dai morti. Ah, non volevo uccidere nessuno. So che può sembrare strano, ma ho avuto la mia dose quotidiana. Non sono ingordo. Ci troviamo. Boom! Disse quello col cucchiaio in mano. Esatto. Ci troviamo alla casa. Ancora il pezzo di rifugio. Il nervo ottico che penzola. Questo è sempre un po' gommoso. Saprai, tanto ormai un tesserino ce l'hai. La gente ti ha visto. Mi accompagni da Veronica? Sì, certo. Da Veronica. Conosco Veronica. Aspetta, conosco Veronica. Mi sono perso. No, ok. No. Sì. Certo, la notte è giovane. Anche perché hanno detto non tieni d'occhio. Infatti, oh cazzo. Dai, andiamo a fare questo spuntino e poi andiamo tutti da Veronica. Dai. Ma lo spuntino ha bisogno solo lui? Sì. Io no. Lo so, neanche io ho bisogno di uno spuntino. Avrei bisogno di non diventare lo spuntino di qualcuno. Beh, l'altra sera avevi... No, è qui vicino, è un quartiere tranquillissimo. L'altra sera avevi bisogno di uno spuntino. Guarda il risultato che ne abbiamo avuto senza il tuo spuntino. Ma ora stai bene, guarda, ti vedo bello roseo. Andiamo a fare questo spuntino veloce e poi andiamo da Veronica, chiunque sia. Vabbè, andate su nell'ospedale. È importante cercare di capire. Volete scegliere un reparto particolare? La strada nascosta che è stata non far scegliere il riso su pediatria. No, volevo andare nella parte di psichiatria. Immaginavo io. Così è giustificato se caso anche con le guardie di sotto. Ci sta. Va bene. Sì, ed è giustificato se racconta una storia strana. Dai, va bene, si può fare. D'accordo.
riuscite a fare tranquillamente il vostro spuntino, a meno che vogliate fare delle cose particolarmente strane. No, no, un morsicino qua, un morsicino là, in modo da non succhiare troppo a nessuno. Era quello di cui volevo sapere. Bravissimo, perché la saliva dei vampiri, anzi, ma anche la lingua e la saliva dei vampiri è come il disinfettante, in pratica. Pulizia, e chiude tutto. Le ferite. Esatto. Io mi vedo se qualcuno sta facendo tipo una trasfusione e mi prendo il sangue della trasfusione. Per fortuna che c'è Pic. Perché ho visto che ultimamente non riesco a mordere i colli molto bene. Se c'è la macchina quella che fa l'extra l'extra poi per essere pazzo metto un po' di saliva sul dito e provo a chiudere la sacca. Va bene. Ok, vi fate la vostra merendina, che poi è tipo, cioè nel senso, la sacca di sangue è un po' tipo, ricordate quei succhi di frutta che li spreci, cioè con quelli che devi infilare la cannuccia fatti tipo a sacca, fatti tipo di carta stagnola, esatto, no? Quelli che alla fine devi schiacciarmi lì un sacco, sì, la stessa cosa. Anche perché penso sia abbastanza denso. Uscite e voi andate a cercare questa Veronica. Chi sarebbe questa Veronica? Veronica è una mia amica. Fa l'impiegata di raccontare la storia di Veronica, che però è una storia normalissima, di una che sta continuando a fare figli perché dove lavora le continuano a dare la maternità. Una storia normalissima. Sì. Sì. Lavora in un coso ultracattolico. Ah, ok. E quindi ogni volta che c'è un figlio c'è tipo un anno di maternità ed è al quinto figlio. Arrivato alla questione della maternità ti chiedo, ma perché stiamo andando da Veronica? Perché tu dovrai riportare il mio corpo a casa. È così incazzata Veronica. Non ti preoccupare, fidati. No! Non ti preoccupare, fidati. Le ultime parole famose. Andiamo. E va bene, arrivi vicino a casa di Veronica. Suono. Ale. Mi conosce lei, l'avrò fatto almeno una o due volte. Ah, ok, va bene. Cosa? Dillo. Perché va bene, si chiama, va bene, ma come si chiama? Condizionamento. Ok, va bene. Che condizionamento crea dei servi autonomi del vampiro più facile da dominare. Sì, è quella che mi abbassa il CD di dominazione. Ma ho una domanda da farti. Mm-hmm. Io non sarò il massimo della furtività quando lascio i cadaveri. Forse no. Ma suonare il campanello in una casa di una donna con dei bambini e un marito. Mi conosce? Sì, ma i bambini e il marito, no? Sì, anche il marito. Francesco, carissimo ragazzo, ho dovuto cambiargli la memoria un paio di volte, però si è ristabilito l'ultima volta, è riuscito a lasciare la sedia a rotelle. Improvvisamente mi sento molto meglio. Io me lo immagino che striscia per terra. Sì, mi sono botomizzato il marito. Va bene, ti apre il cancello dopo che ti sei presentato il portone del palazzo. Vai su, è stato al terzo piano. Vado su. Saluto il marito. Che lì... Io guardo questa scena raccapricciata. Com'è stato il marito, cara? Lui va bene, bene, è ancora qui con noi. A volte. Questo è importante. E i tuoi amici? Mi tolgo le scarpe. Ma no, io sono sfumato. Figurati. Miei cari amici. Salve. Come vanno le ferie? Ma le ferie vanno benissimo, certo che non hanno ancora riparato le fogne di sotto, c'è un'autore, madonna mia. Oh, ho nominato. Povera donna. Dimmi, cosa posso fare per te, mio? Guarda. Provo a possedere la... Giorgio, là. Però vabbè, questo qui, chiaramente, se siamo vicini all'alba, più o meno quando mancherà un'oretta. Sì. Sì, tra una roba e l'altra. Noi dobbiamo tornare indietro col tuo corpo. Sì, un'oretta. Contributo di valore, Giorgio dice che la spara flesciata troppe volte. Allora, era un pallone aerostatico. Dov'è? Possessione, devi spendere un punto di volontà. Ok. Intelligenza più intimidire più dominazione meno 2. No, contro fermezza. Intelligenza giusto. Più intimidire più dominazione. Dominazione e che aspetta che c'ho vantaggio c'ho con spendere un punto volontà no con il più 2 c'ho un più 2 per il la condizionamento aspetta il signore per 8 settimane più 2 sì qua, per questo qua in realtà no per lei ogni tanto ti do un sì ti do un più 2 ok lei quanto ha di fermezza contro quindi devo tirare no io.
Sì. Ah, devi tirare contro? Sì. Ok, quindi aggiungo due. Perché è contrastata. I have not enough dice. Ha fatto uno. Se fai meno di uno può capitare. Il critico, sì, chiaro, si fa anche zero. Uno, due, tre, quattro, cinque in realtà. Cinque. Quindi okay. Non ho fatto il critico. Non è critico per uno. Ho fatto quattro, quindi... Veramente ho tirato 15 dadi. Cosa vediamo? Di solito io faccio zero così. Dove... Cosa vediamo? Teoricamente il mio corpo fa... Sì, lui sembra in torpora. Io lo guardo cadere a terra, divertito. E adesso fa... Oh. Caro, tu pensa ai bambini. Andiamo? Portate il mio corpo a casa. Con la voce della tipa, ovviamente. Oh, cazzo. Prendo la tipa. La prendo. No, 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 sono io. Prendi il mio corpo. È quello che ho appena fatto. Signora. Tutti voi. Non ho detto che hai preso la tipa. Appunto. Tutti i volti. Tu non ci hai detto cosa stavi facendo. Ah, sì, certo. Tutti i volti. No, lasciami. Intendeva sì. Questo. Indico il corpo di... il mio corpo. It's not in spalla. It's mia. Non dire il mio corpo allora, signora. Sono Iznat. Dai, questa cosa l'ho già vista. Vabbè. L'hai già vista? Sì, l'ho già vista. Beh, torniamo a casa. Nell'impero queste cose non vengono permesse. Non vorrete farvi cose alla luce del sole? È pericolosa. No, non ti preoccupare. Esco, ciao caro. Ciao, ho qualcosa con solo prezzo. Io guardo Fukezuna e gli dico, vabbè, se facciamo tale abbiamo qualcosa con cui farci ombra. Vediamo. Tiro fuori anche un pennarello indelebile. E gli disegno un cazzo. Va bene. E cosa vuoi fare tu? Io dopo che siamo tornati a casa voglio andare in bicocca appena sorge il sole a esplorare. No, se viene con noi però faccio portare il suo corpo a lui. Ma sono una donna incinta. No, lo corpo io. Lo corpi tu. Ma a me non interessa che tu sia una donna incinta. Anzi, ti sta venendo fame probabilmente. No, appena mangiato, sono un sazio. No, lo porto io. Un sazio. E vabbè. Ok. Siete arrivati. Mancano tipo 20 minuti all'alba. Io ho sonno. Vado. Mentre camminiamo ti chiedo, ma non potevi restare a questo punto a casa e andare direttamente al capannone? Perché venire con noi verso il rifugio? Perché è possibile che rischiando la luce del sole sia troppo forte e io non riesca a tenere il controllo. A maggior ragione sarebbe il caso che tu fossi a casa della signora e non nel nostro rifugio nel caso questo succedesse. Ma la cosa non è stupida detta così, eh? In realtà hai ragione, ma pensavo... Devo stare a casa? Ma pensavo casa mia. Beh, sei ancora in tempo a tornare indietro e a destare meno sospetti. Nel caso non dovesse riuscirci, dovremmo uccidere la povera signora. Hai ragione, sarebbe un peccato. Inizio a andare verso la bicocca. Ti ha dato ragione, non è che... Grazie. Guarda che... No, Grazie. Guarda che... Credo che sia stato il primo momento di lucidità di gruppo. Ma io sono lucidissimo, sono un pazzo psicopatico, ma sono lucido. Che anche lui è un pazzo psicologico. Quando pazzo arriva l'alba, voi vi addormentate. Sì. E devo fare la prova. Devi fare la prova di umanità. Già, come funziona la prova di umanità? Tiri un dadi. Tanti dadi, quanti è umanità? Ah. Come tutte le prove di vampiri. Due successi. Due successi vuol dire che rimani sveglio per due turni. Ok, però tu puoi farla prolungata per poi riuscire. Quindi vuol a dire fare che per quel tempo. E tu mi hai detto a cosa che facevo per possessione. Se fai un successo, mi durava di più. Se fai un successo eccezionale durante possessione, io la considero come un puoi star sveglio almeno per 6 ore di fila. Ok, però mi hai detto anche che avendo l'umanità che non me se la facevo. Ti faccio alzare, due. Cioè... Ti diventano due minuti invece che tot, quindi. Inizia a uscire e poi ci riprovo. Intanto se stai andando in giro, certo c'è quella fase per cui comunque lo senti un c'è il sole, ma dovrei dormire. È un po' come a Rimini. Sarà quando abbiamo giocato a Rimini. Sarà il pancione. No, però non è Rimini. Aspetta. E ti incammini verso la bicocca. Poi ti ho spassati due minuti, c'hai da fare un altro tiro. Yes. Più che altro come ritorno in mi hai detto altro. Siamo arrivati in albergo. Ti ho detto, non mi ricordo sinceramente.
Mi hai detto che me lo facevi durare di più comunque. È di più. Invece no, che due turni, due minuti. Quante sono due turni? 6 secondi, 12 secondi. Ah, minchia. Cioè, minchia di più. Hai voglia. Ok. È la differenza tra la vita e la morte per un vampiro tra l'entrata e la... No, però se il personaggio cerca di restare attivo per un giorno intero, il narratore può dichiarare che lo sforzo è un'azione prolungata e di accumulare 5 successi. Quindi devi continuare. Io ne ho già fatti 2. Infatti. Quindi se ne faccio altri 3 posso star meglio tutto il giorno. Sì, se fallisco, in qualsiasi momento mi blocco. 1, 2, 3, 4. Buona. Via. Questo 3. Giusto. Per esplode. No, è umanità. È umanità, no. L'umanità esplode soltanto quando c'è un pezzo di mezzo. vediamo se riesco a stare sveglio. No. Ah sì, 1. Per 6 secondi. Tac. Vai dal sole, però io sono un vampiro che può provare la luce del sole, quindi un po' mi crogiolo lì andando. Cosa fai, la lucertola? No, mi metto un po' a guardare il sole così tanto lo so, questo sole è finto. È finto. Vado verso la bicocca, verso le acciaierie. Va bene, spero che tu prenda dei mezzi perché sei sempre incinta, non sarà così comodo. Cioè, questa è l'esperienza di che prendo dei mezzi strana. Prendo dei mezzi e se qualcuno mi ferma, lo mesmerizzo. Un controllore. Va bene. Piuttosto che pagare il biglietto, perché... Chi ce l'ha i soldi? Si vede che mica uscita con la borsetta. Ma no, andando incinta, figurati, se le dà fastidio. Quindi... Ne riesci ad arrivare nella zona dei capannoni. Più o meno verso le 9. Trovi anche quello giusto. Provo a guardarmi intorno, faccio per vedere in caso se dovessimo venire qua di notte qual è il posto migliore da cui arrivare, dove è il modo migliore per stare nascosti. C'è una strada davanti, è un capannone classico, quello proprio lungo. Mi segno a mente. Con un po' di finestrone grandi ai lati, sono un po' in alto. La porta è un paio di porticine piccole in zone diverse del capannone per poter entrare e uscire. Due grosse porte stile hangar, quelle per far passare dentro i camion chiuse. In questo momento non sono aperte, ci sono di mezzo gli operai. Io entro e inizio a guardare in giro. Salve, sorrido la gente. C'è un momento in cui vedi che alcuni operai si fermano a guardarti, a uno gli casca anche una chiave inglese. Mi accarezzo la pancia e mi guardo intorno. Si avvicina un vecchio. Signora, scusi. Sì? È un bel posto questo. Certamente. Intanto provo a guardare intorno, se vedo macchie di sangue e cose strane. Ma a parte vorrei chiederle, cosa ci fa qua? 3 mesi. Oh, mio figlio ha 3 mesi ancora nella pancia. Ah, okay. È stato partorito proprio in questo capannone. È stato concepito, scusate, gli ormoni. È stato concepito proprio in questo capannone. Ah. E questo è il mio mesiversario. Cioè, mi stai dicendo che è entrata qui? Beh, non proprio qui, appoggiata alle porte. Ah, sì, capisco anch'io quando ero giovane. Il mio uomo è molto romantico. Ma sta messa incinta davanti a un capannone. Cioè, voleva asciugarle le gambe dopo la champagne. Abbiamo visto che questo portone era molto resistente. Ma a proposito, mi faccia fare un giro, non sono mai entrata dentro. Sì, mia signora, vorrei anche farle notare. È in vestaglia. Beh, il vestito che avevo quando ho concepito. Sì, ma immagino non fossero le 9 di mattina. No, ma che problema c'è? Stanno già chiamando la Neuro. Sì. Tipo lì, e vado vicino al portone più o meno dove ha raccontato lui la cosa. Questo che macchinario è? E mi guardo intorno. E il vecchio si gira dietro, fa un paio di cenni e ti accompagna. Questo serve per... Lo ignoro quello tornire. Che dice, guardo bene intorno. Immaginiamo. Lo vuoi investigare? Sì. Uno. Intelligenza più investigare. Adesso faccio una domanda. No, beh, no. Fai una domanda. È troppo tremenda anche per questa campagna. No, fai una domanda. 10?
No! 5-10 ha fatto 5-10 su 5 di 10. Ho fatto 5.000. No, cos'è? 50.000. No, hai, non... tirato, hai tirato 2 di, cioè 200. Aspetta, e mezzo. Fermi. Foto, quant'è? 4-1-5? Sono 5-0. Non, io non 2, ho 2 è 100. 1000. Ho fatto 100.000. Boom. Sono andato da 100, ho fatto 100.000. Ragazzi, non ci credo, questo è un sogno, è il sogno di Serpente. Potevo giocare al cazzo di Enalotto. Porca troia. E invece sei riuscito in un tiro di investigazione. Cioè, no, io non l'ho mai vista una cosa così. Investigazione. Sì, ma adesso so chi è il tipo. Che figata. No, è bellissima questa cosa. Ritirati e vedi cosa viene. Devi tirare ancora. Esplodono tutti. Ho fatto la foto. Esplodono tutti. Un altro 10 e un altro 8. Quindi siamo a 7. 7 successi, di cui 5-10, però il primo no, successo ma su è 5, stato... su 5 tiri, ma stai scherzando? 5-10, qual è la percentuale? Una su 10 per 5 volte. Sì. Madonna. E una su 100.000. Sì. Una su 100.000 ce la fa. Guarda, devo fare la sigaretta. Quello che... Beh, ti cade l'occhio su una serie di... Cazzo! Ti cade proprio, cioè... Zona. Ancora e vedi che tra le orme di piedi di con scarpe degli operai il resto, sono andato CSI, ingrandisci. Vedi il segni di unghie, però sono strani perché è, giustamente pensando ai gangrel pensavate a quello del si fa gli artigli sulle mani, si fa certo. Diventa lupo e magari ha gli artigli da lupo, però questi qua sembrano degli artigli delle mani però a terra. Prendo nota di ogni singolo dettaglio, pronto per poi dirlo a loro, cazzeggio ancora un po' là e poi facciamo la breve. Vedi che probabilmente dopo un po' me ne vado, sì, e torno a casa. Vedi che probabilmente tra una cosa e l'altra, muovendoti tra le macchine, tutte le informazioni ci sono lì dentro. Nelle notti precedenti ci sono state almeno 5 o 6 cose, persone, vampiri, quel cavolo che era, che non erano esattamente umani o in forma umana completa, diciamola così. Sembra tra l'altro che le tracce siano di notti differenti. Ok, io prendo tutto questo a mente perché sicuramente tu te lo ricordi meglio di me. E tutto questo tuo indagare poi si interrompe nel momento in cui arriva un'ambulanza con una macchina dei carabinieri e vedi che si avvicinano a te. Con fare, come dire, leggermente preoccupato. Cioè, io quando si avvicina faccio... Oh cielo, ma sono uscita in vestaglia! Incredibile! Grazie signore, grazie! E mi avvicino verso le gabbie. Potete darmi un passaggio a casa per piacere? Sì, venga con noi! Io vado con i carabinieri, faccio quello che devo fare e poi quando so che lei è al sicuro interrompo la possessione e mi abbiocco. Però se era più al sicuro se la mollava prima. Però... Va bene. Torni a casa e lì t'abbiocchi diretto nel momento in cui lo sforzo ce l'ha. Sì? Che domanda? No, niente, perché devo. Cioè, quando mi sveglio, dopo mi racconta queste cose. Questo qua è il blocco. Al risveglio, se tu gli vuoi raccontare tutto, questo gli racconti più altri dettaglietti sparsi. No, non ha preso il quinto 10. Mentre io. E sta a voi vedere se. Se fare altre domande. A me altre domande non servono, però uso il mio 4 di risorse e il mio 1 di contatti che ti ho detto essere gli hacker. Okay. Vado dai miei amici. Se mi chiedi la videosorveglianza ti rispondo ciccia. No, ma che videosorveglianza? No, però io la videosorveglianza e metto la mano sul tavolo. Non mi serve la videosorveglianza perché sicuramente non c'era la videosorveglianza, figuriamoci. Semplicemente voglio andare da questi, come si dice, da questi qua e dirgli: io vi do i soldini, come è capitato molto spesso, perché tanto quelli non mi mancano, voi non mi fate domande e mi indagate su, come si dice, su questa industria qua, in particolare su questo capannone, fatti di cronaca, cose strane, piuttosto che non eventi, anche, cazzo ne so, indagini in corso, cioè, scavate, fatemi sapere quello che trovate.
anche partecipazioni, voglio sapere cosa ne so, chi è membro del CDA di questa azienda, chi è il proprietario, perché non ci sono stati segni di effrazione in questo capannone. No. Quindi voglio capire se c'è qualcuno di colluso, perché poi coi dati, minchia, cioè coi nomi, voglio andare... Com'è che improvvisamente siamo diventati investigativi qui? Perché ci hai chiesto di investigare, sì, e noi investighiamo. Ma perché io lo faccio di mestiere, no, cioè io investigare tre, interrogare B. Ma questa è la notte dopo? Sì. Io comunque appena si svegliano io gli racconto tutto nei minimi dettagli. Ma infatti l'idea è che tu gliel'hai raccontato, dopo che gli hai raccontato gli hai detto beh vediamo un attimino più nel dettaglio, che cazzo. Io ti tiro memoria più risorse più contatti? C'è memoria, intelligenza più risorse più contatti? Perché potrei tirare informatica ma non la tiro io, capisci? No, infatti informatica non me la tiri. Mi tiri sì, contatti più... Investigare. Aspetta che te lo dico. Queste qua io sono intanto, cose... Vai, dato che sono convinto che siano sempre più mannari, da quello che non capisco. Tiro per vedere cosa so dei mannari. Ok. Di intelligenza più occulto, immagino. Intelligenza più occulto, sì. Guarda, intelligenza più investigare più equipaggiamento. Perché qua è investigare, cioè esaminare scena e risolvere enigmi. Va bene. Ci potrebbe stare. Sì, sì. Un successo. Quello che voglio sapere è, Fuketsuna sa se i mannari si trasformano solo con la luna piena come nei racconti o no? Bella domanda, sai che i lupi mannari possono trasformarsi come quando gli pare e piace, e sai anche che da morti sono umani. Ok. Quindi il fatto che io abbia visto la luna che illuminava la scritta Fumagalli non è rilevante, perché tanto non me ne frega niente. Esatto. 5 successi. 5 successi. Tu fai investigare ai tuoi contatti. Sì. Ci mettono poco in realtà, perché non è che abbia tante robe nascoste come azienda. Non ci sono particolari segni di... inganni, di raggiri fiscali, cose strane. Però dal punto di vista è a posto. Quello che riguarda le effrazioni o segni eventualmente non c'è niente, okay. Non ci sono denunce, non ci sono stati furti. C'è soltanto un fatto strano che tre sere prima deve essere successo qualcosa, perché il giorno dopo hanno dovuto chiamare un'impresa di pulizie a sistemare parecchio. E l'azienda di per sé, gli operai sono rimasti a casa quel giorno. Ok, però non ci sono state denunce, niente. Nessuna denuncia. Nel guardare il CDA, sì. Quello che ti salta subito un secondino all'occhio è come tra i vari membri ci sia il vostro siniscalco. Mi sento malissimo al culo tutto. Che succede? Dove sei andato? Hanno impalettato. No, è la mano di... sei seduto sulla mano. Mi sento impalettato in un posto che fa più male del cuore. L'occhio. Occhi? Amici, tutto un tratto sento di voler fare gruppo con voi. C'è sempre Venezia, ti ricordo. Allora, io... È un posto fantastico in questo periodo. Allora, facciamo... La neve a Venezia, guarda, come a Venezia da nessun'altra parte. Mettiamola così. Mettiamo che il Siniscalco ci abbia chiesto di investigare su degli omicidi strani. Diciamo che degli omicidi strani siano stati perpetrati in un posto... Sì, una parola! Wow! Perpetrati in un posto che pare essere di proprietà del Siniscalco, e che questo posto sia stato fatto ripulire per non lasciare tracce. Ora, il Siniscalco ha fatto qualcosa, cioè qualcuno è andato a rompere le balle al Siniscalco, lui ha voluto pulire per evitare di coinvolgere le forze dell'ordine, o il Siniscalco ci sta inculantissimo, proprio tantissimo. Perché non entrambe? Perché accontentarsi di una? Perché non sono pessimista, semplicemente. Dico, non state contribuendo a farmi migliorare l'umore, per niente. E se il Siniscalco semplicemente non sapesse niente di tutto questo?
Certo, perché sono gli altri membri del CDA che di solito fanno... Cos'è che fanno? Sveglie, no? Cos'è che fanno? Gli asciuga che decidono di non coinvolgere la polizia in una carneficina successa nella loro azienda. Non ho parlato di altri membri del CDA. Qualcuno l'avrà pure chiamata la salita delle pulizie. Sì, il responsabile della sicurezza notturna, ad esempio. Che ha detto invece che in realtà è le forze dell'ordine. Non guardate me, io ve li sto buttando lì. Allora, quello che si... Abbiamo il nome di chi ha fatto la richiesta o è a nome dell'azienda? È a nome dell'azienda, mi spiace. Perché... E quindi non possiamo escludere che sia stato qualcuno sotto al nostro signore che ha tenuto all'oscuro il nostro signore. Allora, io faccio lo gnorri, vado all'Elysium e chiedo e provo a descrivere per sommi capi la persona che hai visto e che mi hai descritto e vediamo se... E se prima facessimo una ricognizione? Lì? E butto la mano. Dov'è? Sul tavolo. Io metto non dove butti la mano. Io metto la mano sopra la mano e guardo lui. Per l'ordine di Gargano, pip. Togli quella mano. Quale mano? Questa mano. Se pensi che possa dare una mano. Non so se essere triste o molto felice. Penso triste. Sei nello spirito giusto, sì, amico. Io sono ancora incredulo per il ricognizione vuol dire che ci mandi quella roba lì. Sì, come ho fatto con la faccia l'altro giorno. E ci racconta quello che vede nel... Io vedo quello che vede la mano. Non vede un cazzo la mano, è una mano. Perché tu non sei pronto ad aprire il terzo occhio nella tua mente. Soprattutto quello sulla mano. No, evidentemente... Basta attaccargliene uno. Carino. Carino. Fate quello... È tipo decoupage. fate quello che volete, va benissimo. Va sì. Bene. Mandi la mano in una scoperta. Sì, la mano quando le... Degli Adam, insomma, portiamo lì la mano, dai cazzo, cioè lì vicino, no? Non è che posso... più vicino, però, senza arrivare proprio... No, certo, nella arriviamo zona lì. Del capannone. Però, dato che c'è la ferrovia, noi arriviamo sulla ferrovia e poi faccio andare la mano lungo la ferrovia. Poco inquietante. Beh, ma nessuno vede una mano lungo la ferrovia di notte. Soprattutto sulla linea da Greco Pirelli, Garibaldi, sì, che non passano già solo oggi... merci. E mani, però e nessuno mani. Lo sa. E Pantegane, probabilmente. Passano solo treni merci. Cioè, tipo, che distanza vi mettete dal capannone, tanto per capire un po'. Io dove stanno loro? Grazie. A un chilometro dal capannone, tanto. Io non ce la faccio, io mi oscuro, se vuole mani. Ti ci vede proprio un... Non ce la faccio. Oscuro! Esatto. Ti inchiostri. Esatto, mi inchiostro. Va bene. E quando si crea la mano mi fa: padrone, cosa devo fare? Che schifo. Vai. Nel linguaggio dei segni. Io nel frattempo parla. Sto facendo il rituale per diventare incorporeo. Ma fa così quando parla. Sì, chiaramente. Bello. Sì. Io sto spaccando uno specchio intanto. Ok. Così. Ah no, è vero. Per diventare incorporeo. Esatto. Va bene. Però sono 7 anni di guai. Allora, per trasformare la manina... Devo fare un tiro di Art Attack più... Sì, destrezza più manualità più equipaggiamento, se è la colla vinilica divisa in parti uguali con dell'acqua. Esatto. Sono 6 e 4, 10. Poi fate la carta pesta e basta. Potete utilizzare la carta da cucina oppure la carta igienica. Il giornale. Intelligenza, furtività più oscurazione. Vale infiltrazione come specializzazione. Okay. Sono 1. Incredibile. 3. No, 2, non vale. 4. 4 successi. Ok, io ho tirato tipo 15 dadi, ho fatto 2 successi. Bravo. Bene. Beh, però funziona, cioè. Ok, sì, sì, sì. Semplicemente quella cosa del io devo fare poco e niente per beccarti. Quanto quello. Beh, oddio, se non hai Auspex, non mi vedi, sono oscurato. Sì. Se non hai Auspex. Considera che faccio anche un tiro di furtività più infiltrazione, perché anche se ho oscurato, io davvero paranoico, mi muovo, cioè non mi muovo in mezzo alla strada, fregandomene, mi muovo comunque furtivo. Vediamo. Avendo fatto 4 successi, non è successo eccezionale, quindi non posso vedere attraverso la mano, ma le posso dire di andare avanti e poi tornare indietro a dirmi. Ok. Ah, l'altra volta l'hai fatto eccezionale?
Cioè, tradotto adesso, abbiamo Draco che sta seguendo una mano, che arriverà lì, tornerà indietro e lui continua a seguire la mano. Io sono oscurato. Beh, no, io guardo. Allora, considera, vediamo, poi te lo dico. Io sono oscurato da 2 successi, ma sono furtivo da 6. Va bene. Vediamo se vedi la mano, perché anche la mano si muove furtiva. 1, 2, 3, 4. 4. Io devo fare. Penso. Per boristeria. Sì, una cosa del genere. Intelligenza, prontezza. Andate a vedere la nuova puntata di com'è quel gioco. Prontezza. Forza più seguace. Forza, ok. Cosa sembra avanti? Mitra più risorse. Allora. Io gioco. Dovrebbe essere. C'è la regola, ragazzi, perché non sì. I contrastati qua non me li ricordo. No, puntate come quel gioco, c'è XCOM, andate a vederlo, ci sono 2 ospiti. Bellissimi, peraltro. Allora. 2 ospiti bellissimi. Andate anche sulla loro pagina Facebook. Sì, è questo, ce l'ho. Ok. 1, 2, che esplode. 3. La perdi. Mano di merda. Io vado semplicemente nella zona. È una mano ninja, scusa. Guardo attorno. Adesso vedi che mi sta così. Va bene, ti avvicini al capannone. Sì. Anche la mano si avvicina al capannone, ma la mano non ti posso raccontare cosa fa. Se torna indietro, bene. Scusate. Sta arrivando anche il treno. Ciao. Io finisco il rituale per diventare incorporeo. Va bene. Lì. Esatto. Però c'è un pezzo di vetro in mano. Va bene. Quando ti avvicini, senti indistintamente dei ringhi. Un po' come. Sembra. È strano perché non sono il ringhio classico da cane del mi sto incazzando. È un ti sto dicendo qualcosa. Io ascolto e me ne vado. No, perché? Perché? La mano invece va avanti finché non vede che cosa succede nel capannone, perché questo le avevo detto di fare. Mi serve soltanto capire se la becco. Te lo dico subito. Ah, questo qua è un fiutato. Io confido nella mia mano. Adesso. L'importante è che se hanno fiutato lui non hanno fiutato la mano. Funzionerà di più la mano di me. No. No, perché la mano viene tenuta, la tengo sempre come. Esatto. Cazzo. Come appena staccata. Allora. È più fresca della tua. Sì. Beh, questo sicuro. Della mia sicuramente. Sì. Ma di tutte le nostre. Abbiamo una mano morta noi. In tutti i sensi. Ne abbiamo 5 in questo momento. 7. 7. Tu parti sempre quel più all'equazione. Che sia una un dito, perché gli era staccato? Perché un dito lo posso tenere per usarlo come scudo. Indurisco la mia pelle mangiando il dito. Tutti i poteri di Getsumei sono orribili da vedere. Ma su cosa è basata? Sulla necromanzia giapponese. Tipo quella degli Open Vampire. Fatto? Ok. A un certo punto torna Draco. Ci sono i cose che ringhiano lì dentro. No, aspetta, no, scusa, questo l'avrebbe detto Leto. Sì, esatto. Scusate, torno io. Lì avremo compagnia. Sono già nel capannone. E sono mannari. No, io regalo per te. Ah. E gli do la scarsella con tutti gli attrezzi del chirurgo. Ah. Grazie. Io non mi sono avvicinato troppo. Ho sentito ringhiare e me ne sono andato. Sono mannari, boh. Forse. Beh, no. Vediamo se la mia cara Susina torna indietro. Anche Susina? Sì. Si chiama Susina. Questa specifica mano, sì. Ottimo. Mi piace. Secondo me l'occhio è più tipo il labirinto del fauno. In mezzo alla mano, sì. La cosa interessante è che se ho usato il potere per tenerli freschi, stanno attaccati da soli. Se invece stacco una mano senza usare il potere, posso fare la mano di Frankenstein, quindi mettendoci bulloni, le cose del genere, funziona lo stesso. Perché tanto dici già una mano che va in giro da sola, non dà nell'occhio, no? Esatto, 2 bulloni, non un capo. 70 di furtività. Quando lascio andare 5 dadi a caso faccio 9, 10, 10.
5. Io quando faccio andare 5 dadi a casa faccio 5 10. 10. Sono andato ad investigare. Fuori da testa. Questo una su 100.000, quindi se lo tiravo in un tesoro di D&D trovavo le armature dei Cavalieri d'Oro o Excalibur al primo livello. Dietro di voi sentite un ringhio. Dietro di noi. Dietro di noi a un chilometro? No, dietro di voi. Che siamo a un chilometro dal capannone? Sì. Sì. Qualcuno ha seguito il Draco. Mi alzo in volo. ho fatto il tiro per fiuto. Madonna. Mi alzo in volo. Salti? Sì. Hop, hop, hop. Tipo Mister Satan in Dragon Ball, ok. Iniziativa? Se volete. Destrezza più autocontrollo. Wow, sarò proprio destro. Destro, ok. Destrezza più autocontrollo più modificatore di iniziativa. Ho fatto... Ma i modificatori di iniziativa non sono dadi in più. No, allora non è... No, allora l'iniziativa di per sé è dado da 10 più modificatore di iniziativa. Un dado da 10. Ah, è un dado da 10 più modificatore di iniziativa. Io ho guardato sul foglietto di aggiuntivo. Scusa. No, è vero. Adesso che vado... mi fai venire il dubbio, eh. Non sono i dadi in più. Mi sembra che funzioni tutto a dadi in più, non si sommi una mazza qui. Beh, oddio, magari c'è l'eccezione, vediamo. No, è... Il modificatore iniziativa è destrezza più autocontrollo. Il risultato del tiro di un dado più destrezza più autocontrollo, che è il modificatore di iniziativa. Ok. Ah, ok, quindi è un dado. Ho fatto 19. Santa! 5. Tu sei io? Sì. Ma però. 11. Al solito. Al solito, iniziativa, ragazzi. Cioè. Aspetta, c'è un 19. Io ho fatto 2 più 3, 5. Io 11. Fuketsuna. Sì. Non dirmi sì come se fosse la cosa più... Dato il mortal sospiro. No, aspetta, però io l'ho segnato male allora. Ah no, perché io destrezza c'ho 2, giusto 3. Quello. Mi è rimasto un punto di forza di volontà. Cosa succede quando arriva a 0? Ma tu hai riposato? No, dopo che... Ah, e lo recuperi quando dormi? Sì. Ah, vai, ce ne ho 2 allora. Ottimo. Allora... Fino a 4, non è che siamo pieni di... No, eh. Però li recuperi dormendo tra long rest. Esatto. Sì. Sta a voi. E mi giro a guardare che cos'è che fa questo ringhio. No, però prima c'è lui. Mi giro a guardare che cos'è che fa questo ringhio. Ci giriamo tutti, te lo dico subito. Whoop. E vedete davanti a voi un grosso lupo. Ma per grosso lupo vuol dire che i metalupi degli Stark sono piccoli. Sono metalupi al confronto. Ok. Sono algarrese 2,5 metri. 2 metri. Io attivo celerità. Il consumo di punti sangue aumenta anche una caratteristica scelta, vero? Mi ricordo. Tu quanti ne puoi spendere? Uno. Io mi ricordo. Devi attivare la celerità, quindi spendendo un punto sangue. Sì, no, io mi ricordo. Allora, forse mi ricordo male. Il punto sangue di per sé, sì. Puoi usarlo anche per aumentare di 2 una caratteristica fisica. Di 2, non di 1, Questo? Per un turno. Cioè, tu lo attivi a inizio turno e per quel turno ti dura fino al tuo prossimo turno. Allora, io... Sì, allora aspetta, io invece che attivare celerità adesso aumento di 2 la destrezza. Aumento 2 la destrezza e gli sparo. Oh, forte. Piacere. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di destrezza. Più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di armi da fuoco. Più dadi per Dio. Pardon, scusami. Comunque intanto Luca ci dice che finché non tiri arboristeria più carisma non sei nessuno. Lo so, è vero, hai ragione. Ok. Lui ha... Come si chiama? Armatura? Yes! Armatura. Dio come le odio queste cavoli di cose. Scusate. Una. Ok. No. Stavo scherzando, non ha armatura. Ah, bene, ottimo.
1. Non ha armatura, però ha difesa 3, scusa. 1. Arca troia, quindi devo ritirare. Aspetta, perché è difesa che si toglie dai danni. Si tolgono sia difesa che armatura, sono, però siccome funziona in maniera diversa. Sorry. Vabbè, nessun problema, nessun problema. Ah, aspetta, però io... Scusami, Vabbè, sì, ok. Contro di lui faccio la raffica da 3. Che? Okay. Ah, va bene. Va bene. Sì. Aspetta, Vado a vedere come funziona la raffica da 3. Tengo anche buono il tiro perché non dovrei probabilmente... Allora, raffica, fuoco automatico, se si vuole un bonus di più 3 viene applicato a ogni turno di attacco. Ok, ah, in realtà quindi tiro questi 3 dadi che avevo tolto. Va bene. Ok, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 3. Quindi in totale? 5 più 4, 9. Più 4 di cosa? Di danno della. Come si dice? Del fucile. Ok. Assalto. Dove hai scritto? Qua. Fucile d'assalto. Queste qua non sono danni che fai in più, sono dadi che tiri in più. Ah, quindi devo tirare 9 danni. 9 dadi per il danno. No. Rifaccio. Devi tirare altri 4 danni. Niente. Ok, quindi erano quei 5. Sì, 5. Ok, va bene. Tu mi hai detto 3, perché mi hai detto 3 prima? Non lo so. Ok. Come no? Ah, quindi sei impietoso con me, ma dopo? Sì. Ok. Va bene. Guarda che mi segno direttamente i dadi che devo tirare, così faccio prima. Mi hai fatto una bellissima sventagliata addosso. Sì. Ratatatatatata. Prendi il lupone. E tocca a lui. Sei. Ah. Io. Salve. Ho anche movimento, vero? Sì. Tu hai attivato celerità? Sì. Ok, quindi cosa ti dà celerità? Mi aiuta. Allora, praticamente celerità mi aumenta il tiro delle armi da fuoco, mi aumenta la destrezza. Mi aumenta il movimento e mi aumenta le difese. Oltre all'iniziativa. Va bene. Vedi che ti salta addosso per cercare di prenderti con un bellissimo morso. No, aspetta, ti ho chiesto, ho anche il movimento? Metto loro fra me e il lupo, cioè nel senso mi sposto nella direzione opposta in modo che il lupo arrivi prima a loro. Ok, va bene. Vabbè. Probabilmente viene lo stesso da me, però sai. Non lo so. Tu quanto hai di velocità? Io ho 10. 11 adesso, 11. Perché ho celerità attivata. Dov'è 18? No, scusa, 13. Perdono. Allora 18. Mannaggia. Salve. Ma era distante da me. Beh, fate, corre. Porca. Ottimo. Ho provato. Tanto sono l'ultimo. Ok. Come Fezzik. Sì. Sì. No, un morso che in realtà non è tanta roba. Sono solo 19 dadi. No, 11. Beh. No, meno 5, meno 2. I suoi dadi sono 11. Sì, quindi... sì, meno 5, meno 2. Perché io ho... Quindi meno 7. Ciao, fa con le sue. No, volevo renderti una cosa difficile. 4 dadi. 4. Grazie. Se fai un successo con un viola... Tiri arboristeria. E che cazzo. 3. Più seguace. Ok. Sono danni come? Sono danni letali perché da morso. Ah, grazie. Prego, non c'è di che. Ah, a proposito, i miei... Lui spende un punto senza. I miei pallottolini, sembra che gli abbiano fatto danni letali o contundenti? Chiediglielo. Beh, gli hanno fatto male. Hanno fatto fup 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 come succede nei vampiri o hanno fatto splash splash splash? Sembra splash. Ok, bene. Ma o facciamo molto velocemente a ucciderlo oppure ci fa oppure fa splash così. Anche a noi. A chi tocca? Tocca a... Ci sono altri mannari? Per ora no, tocca a te. Ok. Io mangio il dito della mano. Urlando è Gesù! Perché mi si gonfia la testa. Che schifo. Sei una roba orribile. Uno dei personaggi più brutti della 30 anni di gioco di ruolo. La descrizione di questo potere è: la pelle del Burakumin si gonfia e diventa simile a quella di un cadavere in decomposizione. Sì. Che già sono, quindi divento ancora più brutto. Sembri Bemi il mostro umano, cazzo, che schifo.
E adesso ti tiro 10 dadi e i successi sono la mia armatura. Ok. La Madonna. Spero di fare tanto. 1, 2, 3. Meglio che niente. Beh, Michele, non è poco della mia. Ah, infatti. 3 d'armatura e 3 di difesa. Non si somma all'armatura, ma si somma alla difesa. Su 10 dadi, in media in realtà non ti è andato male. No, infatti. Quindi gli do 6 dadi in meno. Va bene. Adesso sentite una voce. No, sentite una voce dietro di voi. Che dice, che schifo! Da dietro di voi, sì, adesso dietro perché se state guardando tutto il lupo. E a me non tocca mai. Dopo di questo. Dopo di tutto. Dopo la mia mano. Perché è già finito il turno, poi fa nuovo turno. Dante! Ah, ok. Dopo la mia mano tocca a te. Sarebbe il caso cominciaste a correre. È una voce che conosco? No. Ok. Basta. Prego. Iznad. Oh, riesco a vedere qualcuno negli occhi. Stai guardando il culo del lupo in questo momento. Mi giro a guardare quello che sta parlando. Puoi guardare quello? Sì. Chi è? È un omone. Grande e grosso. Spuntano fuori un po' di artigli. Da come l'aveva descritto Fugazzuna. Draco e Fugazzuna, insomma, quando hanno fatto le identikit, sembra quello della descrizione. È alto un 2 metri e rotti, muscolosissimo, petto nudo, pantaloni da motociclista, qualche collana di ossicino. Ehi, biker di sto cazzo! Mi guarda? Sì, sì. Ok, dominazione. Che è? Non devo vedere, perché allora voglio fare un comando, però mesmerismo è quello più lungo. Comando è il primo, è una parola. Ok, ma quanto dura? Perché volevo vedere se mi conviene fare mesmerismo. Esegue il comando. Sì, ma se il mio comando è immobilizzati, quanto dura? Per un round. Un round. Dura un round, allora è mesmerismo quello che dura di più. Però quello lo puoi fare parlando. Esatto. Devi fare un discorso. Fammi vedere. Tanto chi sta prima? Uno di loro, immagino. No. Ti sei lamentato prima adesso. Non potevi pensarci prima. Non sapevo se c'era qualcuno che mi guardava, c'erano i due lupi. Questo qua è uscito intanto adesso. Guarda lo stesso, no? Se vuoi fare quella roba lì. Io con comando che durava un round. No, azione, azione dice contrastata. Sì, ma quello vuol dire semplicemente se io devo tirare. Disciplina. Andiamo a vedere. Dominazione, mesmerismo. Il fratello in posto cammina, apre la porta, stabilisce. No, comando era una sola parola. Quello. Gli vomita. È il successo. Il personaggio vince tiro contrastato, la vittima subisce. Ok. Preferire per il primo mese successivo. Scusate, quando vedi nome. E pensate che questa è più semplice. Un'intensa concentrazione e formulazione precisa. No. Quindi personaggio che soggetto devono essere liberi da qualsiasi distrazione. Quello che l'altra volta ho detto, non puoi farlo in combattimento. Ma quello è per avere la distrazione? Questo è mesmerismo. Ok. E comunque faccio comando, non dura un turno. Guarda, dura che un turno cosa, per ogni successo. Che cosa sa Tommaso l'immagine di dominazione? Beh, giusto. Sì, giusto. Sì. Dominazione. Però sembra godersi da lui, sinceramente. Allora, il tiro è... Sì, più lei, decisamente, ma... Intelligenza. Scusa. Più intimidire. Ah. Intelligenza, però, più intimidire. Che signorino. Ma facciamolo vedere. Più dominazione... Intanto che questo conta i dadi che deve fare. Facciamolo vedere la GoPro. Controfermezza. È una roba brutta. È una roba brutta. Brutta, brutta, brutta. È una brutta bestia. Bello pelosone anche, eh. Pelo lungo. Ciao. Bene. Tira. Deve fare lui il contrapposto. Su. Devi fare anche fermezza. Tira. Fermezza. È che solo lui. Io faccio vedere cosa fa lui. Intanto che c'hai i dadi. Devo leggere tira. Un'altra cosa di comando. Non puoi tirare i dadi intanto. Boh, c'era scritto se gli chiedi una cosa protratta dura, ma ti posso dire dormi, c'era l'esempio di dormi. Intanto tu ti dormi e io guardo cosa per fa. La quantità dire, di torpore. Ma cosa vuol dire dormi su un vampiro? Puoi tirare per un numero di turni uguale al numero di successi. Ma cosa succede se gli dico un vampiro dormi? E per un momento cade per terra, esatto. E poi gira. Puoi anche dirgli muori, in teoria dorme. Sì, esatto. Come comando di D&D. Come comando di Schwarzenegger. Prende un tronco e se lo mette in spalla.
e sradica il sedile di una macchina utilitaria. Nella cosa lì c'è scritto se deve utilizzare i punti sangue se lo fa contro un vampiro. A proposito di punti sangue, giusto, li devo spendere. Quanto succede? No, prima se, nella... se è un vampiro è fermezza più potenza del sangue. E allora qui è più essenza. Era per quello che mi serviva. Quindi è 2 più... Facciamo che io... Ti lascio i dati. E la Madonna. 4? 4. Che è l'equivalente di potenza del sangue? Beh, più o meno. Questo c'ha 4? È fallitissimo. È comunque fallito. Oh, di quanto? Tu quanto avevi fatto? 4. 4. Digli su, di 4. Digli suca. Dormi. Toc. Casca. Quella di Berserk? No, quella è ciasca. Ciasca. È ciasca? Mm-hmm. Eh sì, anche lui è ciasca. Le ciascate. Lui ciasca. Almeno nel cartone tradotto dalla Yamato era ciasca. Mm. E quindi adesso tocca a Draco. Stava ridendo mentre si è messo a dormire? Tipo, siamo ancora resi. Sì, esatto. Allora, dimmi quanti dai devo togliere, che adesso mi faccio il conto meglio. 1, 2, 3, 4. Io uso un'altra... un altro punto sangue. Mm-hmm. Ah, sì, no, io ho 3 ferite. Quanto mi curo con un punto sangue? Con il punto sangue guarisci metalli. di 2 contundenti oppure di una letale. Sì, guarisco di una letale col punto sangue e poi uso un punto di forza di volontà per mirare bene 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 mentre sì, ti dà 3 dadi aggiuntivi. Esatto, quindi sono 4 di fucile più 4 di destrezza più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di armi da fuoco meno 3. Me l'avevi detto l'ultima volta, se non ricordo male. Sì. Ok, via questi, dentro questi. Boom! 1. 2 basta, ma con questo che ritiro conto, con questo che ritiro 3 successi con 14 dadi, porca. No, non è possibile. Non ti sai che io con 5 dadi affanculo. Ah, riesplode. Quindi 4. Se avessi fatto altre 4 volte di fila. Scusa, devo tirare altri 3 dadi perché il fuoco automatico mi dà più 3. Sì. Aspetta, raffica. 3 colpi un singolo bersaglio. Ok. Perdonami, mi vedete qua sempre. Un altro. 5. Ok. Che cazzo. 2. 3. 4. Ale, ale, 5. Ale. Ale, ale. Tocca a lui, immagino. Prima toccava a lui. Sì, era tocca di nuovo a lui, infatti. Grazie. Salve. Salve. Cazzo, continui a sventagliarlo. Vuoi vedere. È il mio lavoro. 2 sempre letali, grazie. Ti dà un tiro, un altro morsone di quelli seri. Deve essere non messo benissimo. E prima che tocchi a te, so che pare brutto, ma io ne ho segnati 3 di loro. Ne arriva un altro. La cosa strana fu Ketsuna. È che questo qua non sta arrivando per attaccarvi, ma sta correndo guardandosi indietro e scappa dalla mia mano e grida un stanno arrivando, state pronti. Cazzo. Ok, e adesso tocca a te. Mi giro mentre lo sento che corre, mi giro, lo fisso e gli dico forse è il caso che riscappi dall'altra parte e uso incubo. Salve. Autocontrollo più potenza del sangue contrapposta. 1, 2, 3 successi. Ma teoricamente non avrei potuto addormentarlo. No? A meno che lui, essendo appena arrivato, non era ancora in combattimento. Ok. Perché se lo interpreta come potenzialmente letale, non lo fa. Non dorme. Vabbè, ho fatto 3 successi. Sì, no, era contro. Autocontrollo e potenza del sangue. Tu hai fatto 2 successi. Ok, quindi ho vinto. Era
orribile aspetto. È un successo, quindi la vittima scappa dal vampiro usando tutti i suoi mezzi a disposizione. Continua a correre per un turno per ogni successo. O finché non esce dalla mia vista. Va bene. Perfetto. Tocca al puro che in teoria è cascato a terra. Facciamo che gli lascio questo turno a terra per buona... Lascia a terra finché non lo picchiamo, in teoria non è combattimento. Perché in teoria non si sveglia se lo picchi. Infatti però lo sto lasciando, dovrebbe rimanere giù per 4 turni, giusto? Quindi uno è andato. Ok, e tocca di nuovo a te. Una volta. Ah no, lui. Ecco. I lupi sono girati verso... Allora, uno sta bellamente guardando... Draco. E l'altro sta... L'altro è arrivato, si è girato, ha visto Fukushima. Se avesse visto Fukushima sarebbe spaventato. Quello si è spaventato. E lo vedi che sta cominciando a pattinare sulle zampe. Come quando i cani si avvicinano alla porta. Quindi è di spalle a me il lupo? Il lupo è di spalle a te. Gli tiro la coda. Si gira. Che ne so, tu tiragli. No, però voglio tirargli la coda non per fargli danno, cioè per attirare la sua attenzione per poi... Gli mette la mano sul culo della parte destra, così cerca di muovere la parte destra e cambia la mano con la parte sinistra e così va... No, in realtà vado sul metallo. Ma se riesco, per attirare la sua attenzione in più anche due dita. È il modo migliore per attirare la attenzione. Sono hobby, ragazzi, sono hobby. Ognuno... Immagino che tu voglia fare una prova di lotta. No, però. Quello sì, esatto. Quanti cani hai provato? Per attirare la sua attenzione. Poi voglio attirare la sua attenzione. Non riesci neanche a mordere i due ragazzi sul collo, più bene se riesci. Perché se non riesco a attirare la sua attenzione faccio altro. No, diciamo che è possibile che attiri la sua attenzione, però devi fargli più male di lui. È un lupo gigante, se gli dai una pacca sul culo gliene frega un cazzo. Neanche si gira. Al massimo ti tira una zampata. Mi sembra intelligente da come si muove, da come combatte. Abbastanza. Tira fuori le crocchette. Allora io mi avvicino al tizio. Quale? A quello che dorme. Mm. E dico: ora lo ammazzo, è qui indifeso. Ora lo ammazzo. Ok. Se si gira, faccio comando sul tizio. Se non si gira, frugo il tizio. Che è uguale come se fosse paralizzato alla fine. Il problema è che tanto non tocca a lui, quindi. Vabbè, ma lo vedo se c'è intenzione di girarsi. Allora, ritardo. Aspetta, l'azione. Va bene, ok. Ritardo l'azione. No, cioè puoi ritardarla, oppure ti dico, vedi che gira la testa e con un occhio ti sta guardando. Quindi non conta come contatto visivo così. Dimmi tu. Sì, in teoria sì. Allora se so che ci riesco gli faccio... Uff, fermati! Era per attirare ancora di più la tua attenzione. E poi perché è la prova di Severino... Ok. Urlare ai lupi. Va bene. 5, 4 e 5. 5, 4 e 5. È contrastata anche questa? È sempre comando. Quindi è sempre quella. Tiro sempre la stessa cosa di dadi, io qua. Anch'io per tutti i miei poteri tiro sempre 10. Ho messo i pallini apposta per non dover fare i conti. Wow. Neanche uno. Ottimo. Lui ha fatto 2 10 e un 8. Ho fatto neanche uno con una caterva di 7. Beh, mettiamolo così. Meglio così che un fallimento critico. 9. Ok, io 3. Ho tirato 14 dadi. Stia cancro. E hai fatto 0. Ho fatto 0 con 14 dadi. Non so che dirti. Draco! Mi sa che non si ferma. No. Ed è immune alla dominazione del personaggio fino al tramonto successivo. Attimo. È quella del fermati, era fallimento critico, scusa. Mi sembrava un po' esagerato. Non obbedisce e basta. E probabilmente è quella cosa del non sei ancora pronto per la prova di Severino. Esatto, no, è perché non sono stato così irritante come Severino, difatti mi ha guardato solo con la coda dell'occhio. Adesso farò una domanda a Manto, ma forse non è il caso che abbandoniamo e riprendiamo la prossima volta. E mentre Draco è combattuto fra il combatti o fuggi? Perché sei messo... Ne è rimasto uno. Forse messo male, vado giù. Al prossimo cominci con i meno uno. Esatto. E io comunque mi sono avvicinato al tizio. Mm-hmm. Io sarei venuto a picchiarlo, ma ne è arrivato un altro. Ha fatto bene, scappare l'altro. Quello che avete ascoltato era Fambo, mondo di tenebra. Sono uno degli storpi. È difficile fare i fumble però in questo. Il fumble sì. A mondo di tenebra torniamo a giocare tra un
Un po', sì. Così almeno ho tempo di equilibrare un po' sul combattimento. Perché settimana prossima, a grande richiesta, giochiamo a Urban Heroes. Scopriamo quali poteri abbiamo. Io faccio un prete irlandese. Dopo, non mi ricordo più cos'ero. Io sono un ragazzino vlogger. Sì. E che cazzo ero? Io sono un wrestler messicano inglese. Perché tutti si ricordano qualcosa, io non mi ricordo niente. E capita sempre così, Matto. Esatto. Infatti. È la natura. Quindi delle cos'è cose. Che, com'è la scaletta? La scaletta è settimana prossima Urban Heroes, quella pausa. Dopo pausa, poi torniamo con Dragon Age, che probabilmente si conclude. Vampiri, e poi vampiri. Vediamo se la settimana dopo è qua Jacopo, perché non mi ricordo che settimana esatto, è qua, e quando torna Jacopo ovviamente faremo uno speciale con lui, e già l'abbiamo detto di cosa. The Exalted. Si torna ai vecchi tempi. Con Ongo, e poi andremo avanti. Grazie. Con Vampiri. Mi ricordo adesso che la scatola di Dadi è la scatola aperta, la scatola con la coperchia aperta. Bello. Molto bello. Sarà anche ping per darti auto come ping. Prossima sì, puntata sì. Di Vampiri sarà l'ultima di Requiem, a meno che ci intoppiamo sulla puntata. Ah, proprio, wow. La difficoltà mia era quella, riuscire a trovare i tempi per stare in tre. Ok. E poi... fare in quattro? No. Ah, perché poi c'è Mandari. Uno e poi X. Esatto. 10 vuol dire X21AA1 992. Andate su fumblegdr.it e su QWERTY.it. Su QWERTY.it potete anche associarvi o donarci dei soldi o partecipare al sondaggio fino al 20, in modo che possiamo chiedere dei soldi a chi ce li ha, tipo le aziende, per non chiederli continuamente a voi. Potete anche fare un'altra bella cosa, che è andare su iTunes e lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 stelle di questo podcast e degli altri. Domani esce la seconda puntata di Senza rossetto nella cabina elettorale, che è l'ultimo nato in casa QWERTY. E andate ad ascoltare anche quello, perché è molto bello, molto particolare. Dura poco, quindi non vi impegna 3 ore come Fumble. Basta poco e ci vuole. È un neonato? È un neonato. O un'ancilla? No, è ancora neonato. È ancora neonato. E andate ad ascoltare come quel gioco che è uscita la puntata nuova in cui abbiamo giocato a XCOM. Andrei Gianni a XCOM e la pagina Facebook, me la ricordo, era The Irregulars. Andate a vedere anche loro, la loro pagina. Trovate ovviamente il link su QWERTY.it, su YouTube e su Spreaker. E tra l'altro auguri Jacopo! Auguri Jacopo, siamo arrivati alla fine, avevo promesso che l'avremmo fatto. Grande Claudio, punto ispirazione. Tanti auguri. Auguri Jacopo. Come regalo ho già fatto la scheda di Ongo. Che bello. Tanti auguri a te. In Exalted. È un simbolo. È uno simbolo. A Jacopo. È stato difficilissimo. Tanti auguri a te. Uno dei fondatori. I padri fondatori. Mayflower. Esatto, sulle sponde di Fumble. Che però si chiama Mind Flayer. Esatto. La Mind Flayer. Cazzo, bello il nome della nave. La Mind Flayer. Sì, sì. Noi ci sentiamo settimana prossima. Sicuro. Se qualcuno per caso si trova a Milano questo sabato per il Free RPG Day, me lo faccia sapere, perché io sarò in giro a Santo Guzzone a distribuire biglietti da visita. Il conte Guccione. Santo Guzzone all'USM? Sì, all'USM. Che giorno è? Sabato. Sabato. Sabato lo faccio anch'io. Bene. Sarò là dalle 4 a data da destinarsi. Ma neanche io porto i giochi da tavolo. Da un'ora a una data, è bello. Da un'ora a una data. Posso portare il gioco di Fumble? Dalle 4 a verde blu. A Blallo. Ci vediamo. È Fumble GDR, se volete scriverci in settimana, se no Facebook c'è la nostra pagina Fumble GDR. Uno su 100.000 ce la fa.